La presenza, io porto veramente un saluto di dovere e di ringraziamento e disponibilità a partire da, vedo i colleghi, a parte Maria Assunta, Marzia Rossi, il professor Capriglione, vedo il professor Masera e tutti gli altri colleghi. Quindi vi ringrazio veramente anche perché abbiamo avuto già altre opportunità di confronto tramite ovviamente la tecnologia messa servizio della nostra università e devo dire che sono stati momenti importanti di confronto e anche di riscontro sulla situazione che stiamo vivendo in questi ultimi 2 o 3 settimane. Devo dire che il vantaggio dell'università telematica è appunto di poter sfruttare le nostre piattaforme per cercare di dare questo servizio a tutti. Non rubo un minuto di più al nostro incontro e ridò la parola alla professoressa Maria Assunta che provvederà a far partire il primo dei nostri senatori. Grazie, preside, grazie. Grazie alla presenza a tutti quanti. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Io vi saluto da casa mia, se vi invito a casa mia, come tutti. Purtroppo questa emergenza ci ha, insomma, oramai abituati a questo nuovo metodo. Quindi benvenuti a casa mia, dico a tutti. Consentitemi solo di dire 2 piccole parole introduttive a questo, insomma, a questo webinar multidisciplinare che purtroppo dovrà osservare le regole del webinar, quindi agli interventori chiedo, insomma, ai relatori chiedo di attenersi purtroppo nei 15 minuti e mi perdonerete se, insomma, se mi capiterà di intervenire. Mentre agli interventori lascio un tempo un po' più piccolo perché i tempi sono contingentati. In realtà ho scelto un tema, insomma, abbastanza ampio, come avete visto, emergenza Covid-19 e ambiente. Un po' perché in realtà volevo muovermi su insomma, su una sfera che potesse aprire a più voci, a un dibattito multidisciplinare. Questo perché quando in realtà la prima reazione insomma, che si è avuto insomma, alla pandemia è sicuramente una reazione, insomma, alla distopia o diciamo la situazione di anomia che sinora avevamo visto solo praticamente in qualche film particolare. Devo dirvi la verità, qualche volta ho pensato così quando i primi momenti insomma, della pandemia mi è venuto in mente qualche film a carattere fantascientifico tipo Blade Runner, insomma, che in qualche modo mi ha fatto pensare proprio a questo effetto distopico. E le prime percezioni, insieme a quella che è il coraggio di immaginare un mondo dopo, insomma, questa pandemia, un mondo diverso, sono state sicuramente quelle di, se non proprio la fine della globalizzazione, di un certo in qualche modo arresto o fallimento. Insomma, questo da più parti mi è, insomma, è stato sollecitato. E anche se però devo dire i problemi che c'erano in precedenza e che si ripresentano nuovamente sono dei problemi che sono su scala mondiale, comunque sono dei problemi globali e che comunque richiedono di essere affrontati con praticamente delle soluzioni condivise sullo stesso livello di governo. Per cui io dico che fin da subito in realtà è venuto fuori un qualcosa che presuppone sicuramente un'interdipendenza da quello che è un'interdipendenza sempre più profonda in realtà tra quello che è la vita delle persone, tra quello che è in realtà la vita di tutti noi in un mondo globale. E quelle che sono le vicende economiche e sociali, insomma, queste sono sicuramente, insomma, il virus ha amplificato qualcosa che in qualche modo già c'era, ma ha amplificato proprio il rischio dell'interdipendenza, tra praticamente in un'emergenza che in un primo momento è stata soprattutto sanitaria e che in realtà ha dato il segnale di uno sviluppo economico, insomma, poco in qualche modo di uno sviluppo economico insostenibile per certi versi e di un rapporto anche tra uomo e natura in qualche modo malsano. Su questo devo dire, ho letto ultimamente un lavoro che è stato fatto a più voci dal CNEL, coordinato dal professore Treu,
che ha visto anche la presenza tra gli altri del presidente Gallo per quanto riguarda insomma, più da vicino la mia materia, e che è un lavoro che proprio ad ampio spettro, insomma, e che è un lavoro che immagina proprio il mondo che verrà dopo la pandemia. E sul rapporto uomo-natura voglio spendere giusto due parole perché è un rapporto che di fondo è anche nel libro che presentiamo a margine, che ho abbinato a margine di questo webinar, che è il libro della collega spagnola Grazia Lucena, e che è un libro che in realtà parte, analizza proprio, anche se in termini fiscali, quindi analizza in realtà quello che il legislatore fiscale può fare per assicurare un rapporto uomo-natura più sostenibile, e in realtà intende proprio insomma, svolgere, tracciare questo, insomma, questo rapporto, i termini di questo rapporto. Per cui in realtà, oltre a dire delle, le mie sono state delle insomma, brevi, diciamo, riflessioni, però volevo insomma con questo webinar mettere a confronto più voci e per immaginare anche in qualche insomma il mondo, diciamo, non qualche soluzione, ma in realtà qualche profonda riflessione, qualche immaginazione, fatemi passare il termine, su quello che sarà dopo la crisi. Con questo io dico apriamo questo lavoro dando inizialmente la parola agli ospiti esterni alla Marconi che ci hanno fatto, insomma, che mi hanno onorato della presenza insieme a illustri, insomma, docenti che abbiamo in Marconi, che sono una risorsa per la Marconi. E do la parola a Mauro Penasilico, che è ordinario di diritto privato all'Università di Bari, e gli lascio, insomma, gli lascio la parola e lo invito a partecipare. Grazie Assunta, grazie innanzitutto per il coinvolgimento. Mi consente tra l'altro con piacere di ritornare insomma, alla Marconi, dove credo nel lontano 2008 ho avuto modo di insegnare alla Scuola delle Professioni Legali e quindi è un piacere doppio. Bene, direi che una parola segna il tempo presente sul piano globale, emergenza. E il nostro convegno deve aiutarci proprio a riflettere su questa parola chiave, declinata in termini di emergenza sanitaria, ambientale, economica, secondo un trinomio, concettuale inscindibile, salute, ambiente, economia, che guiderà il mio discorso. Con una duplice, consapevolezza. La prima è che in tempi di emergenza da pandemia, occorre porre tra parentesi il valore della certezza del diritto e dunque la conseguente prevedibilità delle regole per affidarsi al principio di precauzione, basato invece sulla incertezza scientifica, circa l'eziologia e la reale portata di eventi effettivamente o potenzialmente dannosi per la salute umana e per l'ambiente. La seconda consapevolezza è che un'emergenza di questa complessità è non poco inasprita da conflitti di almeno tre ordini. In primo luogo, la crisi dell'eguaglianza, giacché per effetto della pandemia la distribuzione della ricchezza è, e con ogni probabilità sarà, ancor più diseguale che in passato. In secondo luogo, il conflitto identitario degli immigrati, i quali già colpiti dall'emergenza immigrazione sono destinati o a pagare a carissimo prezzo la mancata inclusione e gli effetti devastanti della pandemia, o altrimenti ad alimentare il terrorismo. E infine il conflitto culturale tra visioni antagoniste del mondo e della vita, perseguite da grandi blocchi, non soltanto geopolitici, ma geoeconomici e geoculturali. E qui alludo in particolare al conflitto tra antropocentrismo ed ecocentrismo, che segna, per esempio, una evidente contrapposizione tra il costituzionalismo personalista della tradizione occidentale e il costituzionalismo animista ed ecologico dell'America Latina, che giunge, sappiamo, a considerare la natura o la terra madre come soggetto di diritto. E indubbiamente l'impostazione del nostro sistema di tutela ambientale appare tuttora antropocentrica,
proteggere l'ambiente significa anzitutto, nelle fonti, promuovere la qualità della vita umana. Eppure la considerazione che il legislatore costituzionale ha riservato nell'articolo 117 alla tutela integrata dell'ambiente e dell'ecosistema, testimonia che il principio antropocentrico sta progressivamente cedendo terreno alla visione ecocentrica. Insomma, il diritto, dell'ambiente è, teatro di un conflitto culturale di fondo che sembra trovare nello stesso codice dell'ambiente, una sintesi dialettica dove il terzo comma dell'articolo 3-quater dispone che, data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un rapporto equilibrato tra le risorse da risparmiare e quelle da trasmettere. Il termine ambiente, in definitiva, identifica il medesimo ecosistema osservato dalla visuale degli esseri umani, un valore di insieme, la cui caratteristica essenziale è nella relazione di equilibrio tra uomo e natura, ossia nella sostenibilità, che, pur nelle sue numerose e spesso abusate declinazioni, ambientale, economica, sociale, etica, istituzionale, culturale, a mio avviso indica sempre la ricerca di una condizione di equilibrio e di proporzionalità tra il bisogno da soddisfare e i limiti da rispettare, e dunque una giusta sostenibilità. Del resto, il regime della nostra legislazione ambientale non è altro che un sistema di composizione o ponderazione di interessi antagonisti, come testimoniano da un lato la disciplina del danno ambientale, che sappiamo bene solleva delle questioni molto spinose, legate sia alla distanza temporale che separa l'attività del danneggiante dall'esistenza del danneggiato, sia, all'emergere di, categorie di danneggiati che sono di difficile identificazione, come l'umanità, le generazioni future, e dall'altro, la disciplina della bonifica dei siti contaminati, oggi più che mai al centro dell'attenzione, perché il ministro dell'Ambiente ha siglato proprio lo scorso 4 giugno la prima carta sulle bonifiche sostenibili. È un documento strategico aperto, nel quale è fissato saldamente il principio della sostenibilità nella sua pluridimensionalità ambientale, economica, temporale, sanitaria ed etica. E anche qui l'azione di risanamento deve, contemperare una pluralità di esigenze e di interessi: la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute dei cittadini, il rispetto della vita privata e familiare, la difesa della legalità contro le ecomafie e ancora il rilancio economico delle comunità e, non ultimo, la promozione di uno stile di vita ecosostenibile che scongiuri il rischio del reiterarsi dei comportamenti dannosi. Ma come rispondiamo, da giuristi alla ricerca di un equilibrio? Qui il processo di costituzionalizzazione del diritto ci ha abituati a rispondere con il bilanciamento dei principi e dei valori implicati nel singolo caso, sulla base della ragionevolezza e della proporzionalità della scelta applicativa. Eppure, nell'ipotesi di conflitto tra interessi economici e interessi ambientali, il codice di settore, sancisce al secondo comma dell'articolo 3-quater che nella scelta comparativa e discrezionale tra interessi pubblici e privati, gli interessi alla tutela dell'ambiente devono essere oggetto di prioritaria considerazione. Questo è il fuoco del problema. L'interpretazione del sintagma prioritaria considerazione alla luce dell'emergenza sanitaria, che nella sua essenza è un'emergenza ecologica. Priorità
significa non già tirannia dei valori della salute e dell'ambiente su altri diritti fondamentali della persona, come ha reputato, è noto, l'ambigua sentenza costituzionale del 2013, la numero 85, sul caso Ilva. Ma significa consapevolezza che nell'architettura della nostra Costituzione la dignità umana è un valore inviolabile e come tale sottratto a ogni compromesso. I giudici delle leggi all'epoca paventavano che la rilevanza primaria del diritto alla salute e all'ambiente potesse tramutarsi nella illimitata espansione, dicevano, di quel diritto, che diventerebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette. Ma è ragionevole e adeguato un bilanciamento tra interessi incommensurabili, economici ed esistenziali, quali la produzione industriale e la salubrità dell'ambiente di vita e di lavoro? Io credo che nonostante lo sforzo di individuare una soluzione equilibrata, ma in realtà una soluzione politica, che evitasse l'interruzione della produzione, garantendo al contempo i livelli occupazionali e la progressiva bonifica di quell'area, il diritto alla salute e all'ambiente è pregiudicato irrimediabilmente dalla parzialità e dalla lentezza cronica degli interventi di risanamento. E il fine di tutelare livelli di produzione e di occupazione non può giustificare qualsiasi mezzo possibile e non può che recedere, qualora sia compromesso, il limite assoluto e indefettibile, come precedenti sentenze della Corte stabilivano, della tollerabilità dell'emissione inquinante per la salute umana e per l'ambiente. E un passo in avanti verso questa direzione è compiuto da una successiva sentenza della Corte, la numero 58 del 2018, la quale, pur confermando che il legislatore può agire per salvaguardare la produzione e l'occupazione in settori strategici per l'economia nazionale, ha sottolineato che occorre tenere nella dovuta considerazione le esigenze di tutela della salute, di sicurezza e incolumità dei lavoratori, a fronte di situazioni che espongono questi ultimi al rischio della stessa vita. E quindi, dunque, è un netto riconoscimento del diritto alla salute come valore fondamentale, che non può essere bilanciato o negoziato con interessi esclusivamente economici. E non sorprende allora che l'insufficiente risposta legislativa istituzionale sia stata sanzionata, come è noto, di recente dalla Corte di Strasburgo, che ha accolto il ricorso di alcuni cittadini tarantini e ha condannato lo Stato italiano per non aver saputo proteggere la vita e la salute dei ricorrenti e dei propri familiari, e valorizzando, in applicazione dell'articolo 8 della CEDU, anche l'interesse privato alla qualità della vita. E in realtà, sul piano della politica del diritto, la scelta della preminenza del dato produttivo e occupazionale sulla tutela dell'ambiente e della salute potrebbe affermarsi soltanto come soluzione emergenziale, e dunque di breve o brevissimo termine, e comunque associata a un programma ben definito di transizione, o chiamiamolo di ritorno alla normalità, all'interno del quale la questione ambientale possa diventare per le popolazioni locali uno strumento per costruire delle nuove possibilità di sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile. E del resto, questa immane emergenza sanitaria, no, degli ultimi mesi ci ha insegnato, o forse ha confermato, che la gerarchia tra i diritti esiste, e può portare anche a sacrifici quasi totali di alcuni diritti personali o economici per salvaguardare il diritto fondamentale alla salute, che rappresenta il presupposto per l'esercizio e il godimento degli altri diritti.
Pertanto l'intera vicenda dell'ex Ilva dimostra che non è possibile prescindere nell'affrontare le questioni sociali e ambientali dalla ricerca di un equilibrio eco-antropocentrico che miri a garantire anche le esigenze delle generazioni future, in linea proprio con il principio della sostenibilità ambientale e con gli obiettivi ecologici perseguiti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'articolo 191. Nella consapevolezza gravemente sottovalutata dalla cultura antropocentrica occidentale, che il danno all'ambiente non è altro che danno non di rado irreparabile alla salute umana. E occorre, di conseguenza prendere le distanze sia dal neutro, bilanciamento equiponderale, sia dal retropensiero debole e nichilista che riesce a bollare come tirannia persino il rispetto della dignità umana e la tutela dell'ecosistema. Qui si tratta di una svolta, o potremmo dire di una conversione ecologica, come già indica l'enciclica Laudato Si. Non più un diritto dell'ambiente che punta a contemperare la protezione e la qualità dell'ambiente con i livelli di produttività, ma un diritto, potrei dire, dello sviluppo umano ed ecologico, che ha una fisionomia ben diversa e per molti versi diametralmente opposta, cioè una disciplina fondata sul recupero della simbiosi tra uomo e natura, che escluda il bilanciamento equiponderale e si trasfonda in regole che pongano l'interesse ambientale non più come limite alle operazioni economiche, ma come fattore trainante dello sviluppo. E soltanto acquisendo consapevolezza del valore primario e non negoziabile della protezione ambientale, che sarà finalmente possibile trascorrere dalla sostenibilità ambientale come problema alla sostenibilità ambientale come soluzione. Consapevolezza ancora più urgente quando la reazione dell'ecosistema globale al saccheggio quotidiano delle risorse naturali colpisce implacabilmente l'uomo, non soltanto con alluvioni, tempeste, siccità, desertificazioni, carestie, ma con un virus invisibile, che trova però praterie sconfinate proprio nel degrado ambientale e nell'abbattimento delle nostre difese immunitarie causato dall'inquinamento. E allora è evidente sia l'urgenza di attuare il modello di ecosviluppo evocato dall'Agenda 2030 dell'ONU e dall'enciclica Laudato Si in termini di ecologia integrale, sia la necessità che le risorse pubbliche siano destinate a un serio Green Deal, varato peraltro dall'Unione Europea appena prima della pandemia, e proprio al fine di garantire una effettiva conversione ecologica dell'economia e uno sviluppo umano che veda tra i suoi pilastri anche una sanità pubblica messa finalmente in grado di fronteggiare emergenze terribili, come quella da coronavirus. E occorre, per assecondare questo processo, la costruzione di un nuovo ordine ecogiuridico basato sulla alfabetizzazione ecologica, l'impegno civico, la partecipazione e l'equa condivisione dei beni comuni. E la proprietà, è stato detto, generativa di benessere, al punto che la sopravvivenza dell'umanità nei prossimi decenni dipenderà dalla conoscenza dei principi dell'ecologia e dalla capacità di conformarsi a essi. Tant'è che la ecoalfabetizzazione non soltanto dovrà diventare una competenza basilare per gli uomini politici, per i giuristi, gli economisti, gli imprenditori, i medici e i professionisti tutti, ma dovrà anche costituire un aspetto imprescindibile dell'istruzione scolastica e della formazione universitaria e post-laurea. E questo, in conclusione, il mio auspicio e il mio personale impegno. Vi ringrazio. Si sente. Non ti sento, Maria.
Eppure noi. Sono muta. Maria, non ti Grazie, sento più, grazie non ti Mauro. sentivo. Mi senti? Mi senti? Adesso sì. Sì. No, avevo solo tolto il microfono Sì, infatti, per adesso sì. farti parlare. Sì. Dicevo che grazie, sei stato come sempre molto puntuale con delle riflessioni molto profonde. Mentre parlavi mi veniva in mente Habermas. Non so perché mi è venuta la limitazione dei diritti fondamentali e l'eventuale bilanciamento. Quindi ho E allora pensato per un conosci anche attimo la ad Arn. risposta. Però ho pensato per un attimo ad Habermas. Passo la parola al costituzionalista Fulvio Pastore, che non Sì, vedo. grazie. Eccolo te qui. Insomma, Eccoti qui, Fulvio. preliminarmente, come dire, devo ringraziare per l'invito per due ragioni fondamentalmente. La prima è che insomma, abbiamo un parterre de rois stasera e quindi mi fa particolarmente piacere partecipare a questo seminario insieme a tanti colleghi autorevoli di fama, eccetera. E in secondo luogo perché l'invito mi è arrivato da te, che sei una cara amica innanzitutto, prima ancora che Oramai una... da. Beh, diciamo, nostro ormai è un rapporto di collaborazione sempre più proficuo e stretto. Di recente abbiamo fatto insieme questo libro sul regionalismo differenziato che ristruttura la Differenziato. collaborazione di Antonio Felice Uricchio, che è l'attuale presidente dell'ANVUR. Quindi questo mi fa piacere, vuol dire che continua la collaborazione e continuerà sicuramente anche nel futuro. Sicuramente. Io sarò molto breve perché ci sono tanti relatori e ci sono tanti interventi in programma e quindi diciamo, cercherò di sintetizzare al massimo il discorso. Facendo qualche riflessione sulle modalità di produzione del diritto che sono state utilizzate in occasione di questa emergenza e sulle dinamiche che hanno caratterizzato, come dire, i rapporti tra governo, maggioranza e minoranze parlamentari. Ma così procedendo in maniera del tutto disorganica e per flash, se vogliamo dire. Intanto c'è da dire che la Costituzione non prevede espressamente l'ipotesi di una dichiarazione di emergenza. L'unica disposizione che in qualche modo ricorda una situazione del genere è quella dell'articolo 78 della Costituzione, che però riguarda l'ipotesi della dichiarazione dello stato di guerra e del conferimento, prevede il conferimento da parte delle Camere parlamentari al governo dei poteri necessari per fronteggiare tale situazione drammatica. E ovviamente è comunque una previsione che si discosta da quelle tipiche delle costituzioni liberali ottocentesche, le quali appunto prevedevano in caso di dichiarazione dello stato di guerra il conferimento al governo dei pieni poteri. Qui abbiamo comunque una delimitazione di questi poteri che avviene attraverso proprio la categoria della necessità. Necessità che costituisce nel caso dell'articolo 78 della Costituzione non solo il presupposto fattuale del conferimento dei poteri al governo, ma anche, diciamo, l'unità di misura in qualche modo della estensione dei poteri conferiti e della durata di questi poteri, cioè quali poteri conferire, poteri necessari, per quanto tempo, per il tempo strettamente necessario. Quindi non si parla di pieni poteri, ma solo di poteri necessari. Per quanto riguarda l'emergenza, qui non c'è una disposizione, come dicevo, esplicita che riguarda queste situazioni, però la Costituzione ci offre comunque tutti gli strumenti per fronteggiare, nel quadro della legalità costituzionale, un'emergenza come quella, determinata dal Covid, dalla pandemia Covid-19. E in primo luogo viene in risalto la previsione di cui all'articolo 77 della Costituzione, quindi appunto la possibilità di utilizzare
lo strumento del decreto legge, quindi un atto avente forza di legge del governo per fronteggiare casi straordinari di necessità e di urgenza. I costituenti furono molto cauti nel prevedere questa ipotesi perché vollero, come dire, mettere dei paletti molto stringenti e creare un sistema di limiti molto forte, proprio perché il decreto legge veniva visto come un'eccezione, come un'autorottura della Costituzione rispetto al principio di legalità, cioè quel principio secondo il quale la legge rappresenta il fondamento positivo e il limite negativo di ogni altra espressione di autorità. Come sappiamo, questo è un principio che affonda le sue radici nel pensiero illuministico, però ecco, è chiaro che alle origini l'illuminismo identificava la legge con la volontà generale, quindi con la razionalità, con la verità, con la giustizia, e quindi creava un vero e proprio mito dell'onnipotenza, della superiorità della legge. Questo mito ovviamente noi lo abbiamo superato perché abbiamo introdotto l'idea della Costituzione rigida, quindi una fonte sovraordinata rispetto alla legge, e ammettiamo la possibilità che la legge possa essere illegittima, possa essere viziata e quindi dichiarata incostituzionale. Quindi un sistema pluralistico col superamento del mito dell'onnipotenza e della sovranità della legge, però si continua a riconoscere alla legge un ruolo centrale nel sistema delle fonti sulla base di una ratio diversa che va ricercata proprio abbiamo perso nel fatto che la legge offrono delle garanzie di rappresentatività e di pluralismo che altri organi non offrono. Quindi questa è all'attualità la ratio. Del principio. Quindi, noi diciamo, vediamo che il decreto legge provoca una rottura della Costituzione, però poi questa rottura viene composta attraverso la conversione in legge del decreto legge. Quindi il decreto legge è un atto provvisorio che può durare al massimo, può restare in vigore 60 giorni e che decade se non è convertito in legge. Quindi immediatamente deve essere presentato un disegno di legge di conversione alle Camere e quindi in questo modo si recupera quel pluralismo e quella rappresentatività che deve avere l'atto legislativo. E quindi il decreto legge poi è circondato da una serie di altre garanzie. Intanto può essere respinto, può essere dichiarato privo dei requisiti di costituzionalità dalle Camere parlamentari, ma può anche essere respinto nel merito. Inoltre la conversione può avvenire con emendamenti, quindi le Camere parlamentari non sono tenute a convertire così com'è il decreto legge. Quindi in questo modo si recupera il principio di legalità. Poi c'è tutto un sistema di controlli che risiede nel potere di emanazione del Capo dello Stato, che deve verificare la costituzionalità del decreto legge. C'è la possibilità di un controllo di legittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale. Peraltro la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che la conversione in legge del decreto legge non sana gli eventuali vizi del decreto legge, ma anzi, al contrario, i vizi del decreto legge si trasmettono alla legge di conversione. Quindi possiamo avere la dichiarazione di costituzionalità della legge di conversione in quanto il decreto legge convertito era illegittimo. Peraltro, ecco, ci può essere perfino un referendum abrogativo, perché, come ha chiarito l'Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione, il quesito può essere trasposto su un decreto legge successivo che reitera il decreto legge originario in tutto o in parte, oppure sulla legge di conversione. Quindi abbiamo tutta una serie di garanzie politiche e giuridiche che la Costituzione, diciamo, prevede rispetto al caso del decreto legge.
Viceversa, ecco, queste garanzie noi non le abbiamo per i regolamenti dell'esecutivo. Perché? Perché i regolamenti dell'esecutivo, in effetti, possono essere dichiarati illegittimi e quindi annullati al giudice amministrativo o disapplicati dal giudice ordinario, però non sono sottoposti al controllo di legittimità costituzionale e non possono essere sottoposti al referendum abrogativo. Ora, diciamo, la garanzia rispetto ai regolamenti governativi risiede nel fatto che il giudice amministrativo abbia un parametro sufficientemente definito per fare la verifica di conformità del regolamento rispetto alla legge. Perché in mancanza di una disciplina legislativa quantomeno di principio, quindi in mancanza di limiti sostanziali, che sono limiti di principio, limiti di criterio, limiti di obiettivo da raggiungere, il giudice si trova in assenza, privo di parametri rispetto ai quali effettuare questo controllo. E allora, ecco, alla luce di queste sintetiche riflessioni, è chiaro che desta molte perplessità, diciamo, la scelta del governo in occasione dell'emergenza di utilizzare come modalità di produzione del diritto, anche per la disciplina di rapporti giuridici che incidono su diritti fondamentali, dello strumento del regolamento interministeriale, i famosi DPCM, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Cosa sono? Sono nient'altro che dei regolamenti interministeriali che vengono adottati sulla base di un decreto legge, che è stato il primo decreto legge che è stato adottato dal governo, poi convertito in legge. Si prevede questa possibilità e ne sono stati fatti oltre 15 di questi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che sono andati a limitare, peraltro, come dicevo, delle libertà fondamentali sottoposte dalla Costituzione, quantomeno a riserva relativa, come nel caso della libertà di circolazione e soggiorno, ma molto spesso anche da una vera e propria riserva assoluta di legge. Quindi è chiaro che c'è un problema di legittimità di questi regolamenti che riguarda il caso della riserva assoluta di legge. Perché? Perché in materia coperta riserva assoluta di legge sono ammessi solo regolamenti di stretta esecuzione o meramente esecutivi della legge, cioè la legge deve prevedere delle norme estremamente dettagliate. Ma anche in materia coperta riserva relativa di legge occorre che la legge quantomeno detti i principi della materia, quindi ci deve essere un quadro di norme legislative abbastanza chiaro e definito, cosa che non sempre è accaduta in questa occasione. Quindi questa scelta del governo è una scelta che per molti versi, come dire, appare discutibile, anche perché il ricorso ai regolamenti interministeriali diventa un modo molto spesso per bypassare le Camere parlamentari, oltre che bypassare, come dire, una serie di controlli di garanzie. E chiaramente questo non ha favorito il dialogo, la collaborazione tra governo, maggioranza parlamentare e minoranze parlamentari. Ovviamente questo è stato, diciamo, giustificato soprattutto sulla base dell'esigenza di assicurare un'estrema rapidità delle decisioni, dell'assunzione di questi atti fonte. Però ovviamente, come dire, il rovescio della medaglia, gli aspetti negativi di queste modalità di produzione del diritto probabilmente sono, diciamo, tali da comunque poter esprimere una posizione critica su questa scelta. Quindi c'è da augurarsi, da auspicare che questo modello venga abbandonato. Appena, diciamo, si chiuderà la fase dell'emergenza, sappiamo che l'emergenza sarà dichiarata alla fine di gennaio per 6 mesi, dobbiamo augurarci che, diciamo, venga accantonato questo modello di produzione normativa e che con il ritorno al funzionamento ordinario delle istituzioni, diciamo, non ci sia la tentazione per il governo di continuare a utilizzare questi meccanismi. Per quanto riguarda, peraltro, il funzionamento in termini più generali della forma di governo parlamentare italiana, si può dire che
diciamo, si sono comunque manifestati quelli che sono i limiti tipici della nostra forma di governo, quindi dovuti all'estrema frammentazione partitica, all'eccessiva caratterizzazione ideologica dei partiti, però tutto sommato, come dire, la forma di governo parlamentare come modello ha manifestato un suo equilibrio, una sua maturità che ha consentito di, come dire, di governare questa situazione difficile, comunque rimanendo in linea generale nell'alveo della legalità costituzionale. Quindi sicuramente non possiamo dire che sia stata instaurata, ecco, io ho fatto questa critica abbastanza, diciamo, pungente, abbastanza dura sulle scelte operate dal governo, sulle modalità di produzione normativa, però in termini più complessivi si può dire che comunque non è che ci sia stata l'instaurazione di una dittatura. Siamo, diciamo che il sistema ha retto dal punto di vista costituzionale e quindi il sistema si è diciamo in qualche modo dimostrato maturo, stabile. Siamo rimasti nell'alveo di una democrazia critica e peraltro anche il Parlamento ha funzionato in maniera abbastanza, come dire, efficace, perché intanto in questo periodo di 3 mesi, poco più di 3 mesi, ha convertito più di 10 decreti legge, hanno funzionato anche, come dire, gli strumenti ispettivi, ci sono stati procedimenti come di indirizzo politico non legislativo, come mozioni di sfiducia, c'è stato, tranne l'ultima occasione più recente, sempre il numero legale, le sedute si sono potute svolgere regolarmente, anche in aula, sia pure con una serie di accorgimenti e di precauzioni. Quindi tutto sommato, diciamo, il Parlamento ha funzionato, ha retto a questa situazione. I rapporti, diciamo, tra governo, maggioranza e opposizione sono stati dei rapporti in qualche modo strani, nel senso che in passato noi, durante le situazioni di emergenza, abbiamo visto che si è sempre creata, come dire, una unità tra maggioranza e opposizione, no? Per uno spirito di coesione, di unità nazionale, per fronteggiare queste situazioni. Ma mi riferisco in particolare alla situazione del terrorismo, mi riferisco a situazioni come terremoti, no? Emergenze post-terremoto, ma anche per esempio ad alcune missioni militari all'estero dell'Italia, la partecipazione dell'Italia a conflitti armati all'estero. Abbiamo visto sempre un atteggiamento, come dire, di unità tra maggioranza e opposizione e minoranze per fronteggiare queste situazioni particolari. Questo caso ha fatto un po' eccezione, nel senso che le minoranze sì hanno partecipato ai lavori parlamentari, però hanno assicurato molto spesso anche il numero legale. Quindi c'è stato un atteggiamento comunque abbastanza responsabile, però non c'è stata questa coesione, questa unità nazionale. Probabilmente, ecco, questo dipende anche dal fatto che, come dicevo, il governo ha fatto delle scelte sulle modalità di produzione del diritto che non hanno favorito la ricerca di questo dialogo. Così come un altro aspetto che mi pare sia emerso chiaramente da questa... Scusa, ti blocco, poi dopo ti chiedo solo... Chiudo. Scusami. Un'altra cosa che è una conferma in qualche modo, non è una novità, abbiamo visto che nei rapporti tra i livelli territoriali di governo, in particolare tra Stato e Regioni, ci sono state molte contraddizioni, molte disarmonie, e questo però non dipende tanto dai rapporti tra le forze politiche, dalla caratterizzazione ideologica eccessiva dei partiti, dalla frammentazione politica, tant'è vero che difficoltà di rapporti ci sono state anche tra lo Stato e regioni governate da esponenti che fanno riferimento alla coalizione di maggioranza. Quindi questo è dovuto prevalentemente, secondo me, alla mancanza al centro di idonee sedi di svolgimento del rapporto di reale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali, quindi che è uno dei principali limiti, se non il principale limite, della riforma del titolo V. Cioè quella Camera delle Regioni che non è mai stata, come dire, introdotta,
e d'altra parte non c'è stata neppure la costituzionalizzazione della conferenza Stato-Regioni, della conferenza unificata, che rimane qualcosa di ancora molto nebuloso. Quindi è chiaro che su questi fronti bisogna, come dire, bisognerà intervenire, ma intanto, ecco, va superata l'emergenza anche dal punto di vista dei rapporti politico-istituzionali. Mi fermo qui perché ovviamente, cioè, ho sintetizzato al massimo, sono queste situazioni molto complesse, molto... Infatti, grazie Fulvio, grazie di cuore, veramente hai sintetizzato al massimo situazioni molto complesse. Passo la parola al professor Giuseppe Melis, professore ordinario di diritto tributario in Luis Guido Carli di Roma. Giuseppe, a te. Grazie per l'assunta, grazie molto anche all'Università. Un saluto particolare al professor Capriglione. E dunque, noi dovremmo dire veramente tante cose, nel senso che ovviamente il fattore tributario in momenti come questo è sicuramente tra i più importanti, e qui mi vengono alla mente tante delle cose che sono state dette dai due precedenti interventori. Sicuramente allo shock economico si aggiunge uno shock sociale, cui il diritto tributario dovrà dare una risposta, perché ci sarà sicuramente un aumento delle diseguaglianze, così come anche le misure di produzione normativa sono state assolutamente caotiche, disorganiche. Manca una qualsiasi programmazione, insomma siamo andati avanti in maniera sostanzialmente episodica, sperando diciamo che questi poi interventi episodici, poi tutti messi insieme, abbiano un effetto. Anche l'ambiente naturalmente riveste un suo posticino in questo discorso, e lo metterò per ultimo nel discorso. Questa è una crisi sicuramente diversa da quella del 2008 per il diritto tributario. Nel 2008 il diritto tributario era stato uno dei fattori che avevano contribuito anche a innestare la crisi. Pensiamo al trattamento favorevole fiscale che era stato previsto per le stock option, che aveva favorito l'assunzione di rischi di breve termine nel mercato. Si pensi alle agevolazioni fiscali previste per le cartolarizzazioni, piuttosto che per la deduzione degli interessi passivi, che aveva favorito questa enorme creazione di debiti destinati poi a rimanere insoluti. Pensiamo al regime fiscale dei paradisi fiscali, in cui fondamentalmente avevano sede tutte quante le società che poi erano risultate ultimi anelli della catena di questa enorme massa finanziaria tossica. Qui naturalmente il diritto tributario come prima cosa si occupò di risolvere queste questioni. Pensiamo che il legislatore italiano ha introdotto una tassazione extra, per dire, dei bonus corrisposti ai vertici delle imprese bancarie, proprio facendo una grande motivazione nel preambolo della legge, dicendo che l'OCSE effettivamente ha notato. Quindi insomma c'è stato tutto questo, oggi non c'è più naturalmente, quindi non c'è un problema di questo tipo, c'è un problema di fronteggiare la crisi, che è un problema diciamo déjà vu, che si è posto anche nel 2008, ma vedremo che gli strumenti del 2008 oggi non funzionerebbero. Primo tema è stato quello ovviamente di fronteggiare, e questo nuovo, la crisi di liquidità. Questo è un tema che si è posto praticamente ovunque con misure sostanzialmente omogenee, l'OCSE ne ha fatto un'ampia ricognizione, anche l'Italia ne ha diciamo elaborate di ogni genere e tipo. L'ultimo è stato l'inatteso intervento sull'IRAP, onestamente diciamo non ce lo attendavamo, sull'IMU è stato inflessibile, anche sugli acconti è stata poco flessibile. Pensiamo che gli acconti si basano su una prevedibilità del reddito, no? Quindi in questa situazione tutto è prevedibile tranne quello che sarà il mio reddito, quindi secondo me la soglia di tolleranza del 20% è una soglia troppo bassa per assumersi il rischio del mancato versamento delle imposte, ma qui viene proprio a mancare il fondamento proprio costituzionale quasi dell'acconto. Ma su questo punto diciamo si è andato. In prospettiva credo che sicuramente quello con cui si dovrà ragionare, che oggi è sempre mancato, è la rateizzazione dei tributi dovuti da liquidazione della dichiarazione. Oggi noi abbiamo sempre ragionato sulla liquidazione e rateizzazione di debiti diciamo da accertamento o da riscossione. Credo che in prospettiva il nostro legislatore dovrà cominciare anche a fare un matching rispetto alle imposte. Se noi d'altronde pensiamo che il nostro sistema tributario preleva le imposte sulla competenza e oggi il principale problema è quello di incassare,
questo scollamento tra il tributo dovuto sul ricavo di competenza e l'anticipazione dell'imposta dovuta però su un ricavo di competenza, è chiaro che dovrà per forza spingere verso anche la rateizzazione dei tributi da dichiarazione. Le misure per la ripresa. Beh, qui diciamo non è che c'è nulla di nuovo, perché l'Italia ristagna ormai da tempo in memore, quindi i problemi del 2008 già c'erano allora e ci sono adesso in una misura, se vogliamo, ulteriormente accentuata. Pensiamo alle possibili misure, incentivi al finanziamento mediante capitale di rischio, il legislatore lo ha introdotto delle agevolazioni per la capitalizzazione, le agevolazioni per investimento e ricerca, pensiamo alle agevolazioni di ricerca e sviluppo, le agevolazioni per il costo del lavoro, il potenziamento dei meccanismi di riporto delle perdite fiscali. Insomma, c'è tutto quanto un insieme di misure. Forse la più interessante è quella della trasformazione in DTA e crediti d'imposta delle perdite su crediti, probabilmente quella la misura più interessante, anche se tecnicamente non fatta al meglio. C'è poi stato tutto il discorso naturalmente dei crediti d'imposta, con fondamentalmente questa creazione di liquidità tramite la loro cessione. Anche un tema di questo di cui dovremo probabilmente anche studiare le implicazioni, ma il nostro legislatore fondamentalmente tramite questo meccanismo fondamentalmente ha immesso liquidità nel sistema. C'è stato l'intervento sui PIR, che possono adesso investire in strumenti diversi da quelli precedenti, strumenti tra l'altro notevolmente rischiosi, quindi destinati a un pubblico particolare, e forse qui il mantenimento del vincolo quinquennale sull'investimento andava probabilmente ripensato e ridotto, perché tenere per 5 anni strumenti così rischiosi come crediti, prestiti ed altro probabilmente avrebbe richiesto un accorciamento temporale anche per rendere lo strumento appetibile nei confronti di soggetti, come dire, meno attrezzati. C'è poi naturalmente il tema di fondo, se passare in prospettiva ad una esenzione per le emissioni di titoli di Stato, che saranno necessari evidentemente in larga misura, ovviamente rispettando anche analoga esenzione per i titoli emessi dagli altri Stati. Sullo sfondo naturalmente rimangono poi i grandi problemi di cui finora fondamentalmente non si è parlato. Mi pare che l'unico esito che finora abbiamo conosciuto negli Stati Generali è stato la riduzione dell'IVA, tra l'altro un'uscita veramente, così che incuriosisce, perché noi abbiamo fatto diversi anni di clausole di salvaguardia per non aumentarle, poi improvvisamente è sparito tutto e la diminuiamo pure. Io spero insomma che l'esito della discussione sia stato un po' diverso, però certo vengono poi sul tavolo sempre gli stessi temi che noi sentiamo da anni, che poi sono temi che non funzionano, no? Per esempio la riduzione delle tax expenditures, no? Dico per dire, tra cui ce ne sono tante anche destinate all'ambiente, sono diciamo, io avevo 19 anni, la legge 408 del 90 è la prima delega, da allora praticamente non hanno tolto nulla e quel poco che hanno tolto hanno creato dei problemi enormi. Quando tolsero per esempio l'agevolazione per i beni storici hanno combinato un disastro, quindi anche togliere magari piccole agevolazioni è idoneo a creare grandissimi problemi. Poi nella maggior parte dei casi non sono agevolazioni ma sono misure di carattere strutturale, quindi intrinsecamente legate al funzionamento del tributo. Nessuno penserebbe di togliere le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, no? Eppure quelle sono la maggioranza delle detrazioni, quindi insomma tanto se ne parla ma qui c'è poco da fare. Anche questa famosa riforma dell'IRPEF. L'IRPEF tutto sommato, diciamo, come tributo in sé naturalmente è molto avanzato per quanto riguarda il reddito, per quanto riguarda la struttura eccetera. Certo sono in questi ultimi anni aumentate le ipotesi di cedolarizzazione, ma anche queste poi vanno viste sempre in un'ottica più complessa e più articolata. Faccio un esempio: una cedolare secca, alla fine sì, potrei discutere quanto vuoi sulla sua equità, ma la cedolare secca serve per equiparare la tassazione dell'investimento nell'immobile all'investimento nell'attività finanziaria, dico per dire. Forse, ecco, certamente la flat tax sul lavoro autonomo è quella che sotto questo profilo è più critica, però dobbiamo anche ricordarci che poi l'IRPEF fa parte di un sistema fondamentalmente inestricabile in cui con le componenti fondamentalmente assistenziali, previdenziali e di accesso ai servizi pubblici
interagiscono con quella fiscale, nessuno mai discute degli effetti complessivi. Alla fine, quando noi abbiamo misure come il reddito di cittadinanza, abbiamo misure degli 80 euro, poi discutere su un punto o in più o un punto in meno dell'aliquota IRPEF, a me sembra onestamente proprio fuori luogo. Ora, come può intervenire poi il diritto tributario sul procacciamento delle maggiori entrate? Ecco, qui la criticità è quella maggiore, perché nel 2008 fondamentalmente le misure che furono suggerite e furono eseguite furono l'inasprimento dell'imposizione patrimoniale. Non sto qui a discutere di quelli che sono stati poi gli effetti dell'imposizione patrimoniale, ma oggi, per esempio, a mio giudizio, continuare a contrapporre i redditi da lavoro ai redditi, alle rendite è completamente fuori luogo. Perché se noi dovessimo ulteriormente inasprire l'imposizione patrimoniale, noi avremmo degli effetti largamente depressivi. Se noi pensiamo che quando nel 92 è stata introdotta l'imposta straordinaria sugli immobili, le rendite catastali, che poi vanno a formare la base imponibile, i tributi immobiliari, erano un terzo del valore di mercato, un terzo. Oggi sono praticamente il valore di mercato. Quindi noi abbiamo un tributo che in 25 anni, in termini diciamo reali, si è triplicato. Le aliquote sono state aumentate del 60%, quindi sulla parte non parliamo dei calcoli fatti sulla depressione dei valori, cioè che deprimendosi il reddito si deprime anche il valore, quindi io qui vedo poco. Redditi di natura finanziaria, quel poco diciamo che è rimasto, salvo che uno non intenda assumersi rischi particolari, è anch'esso passato, anche con imposta patrimoniale, quindi, ma soprattutto oggi parliamo di una dimensione di fabbisogno che non è neanche lontanamente pensabile poter coprire con imposizioni. Quindi anche qui lo scenario rispetto al 2008, che aveva visto questo forte inasprimento, quindi l'utilizzo del fattore tributario per raccimolare quei 20-30 miliardi annui necessari, oggi sono praticamente una goccia nel mare. Quindi è chiaro che non è questa la strada che consentirà di risolvere la questione. Ci sono poi diciamo delle questioni di fondo che io qui non sto a trattare, parlo soltanto per chiudere del problema ambientale, perché il problema ambientale ovviamente le imposte ambientali, per quanto il nostro interesse, ha avuto, diciamo, anche questo è entrato nella discussione e vi è entrato sotto due profili. Il primo, naturalmente, è il classico profilo del tributo ambientale in funzione extra fiscale, quindi in funzione incentivante piuttosto che disincentivante dei comportamenti individuali di imprese e consumatori, spesse volte o introdotte diciamo a livello nazionale su indicazione degli organi unionali o perché no anche in attuazione di atti dell'Unione Europea. Ma poi si è affiancato in questi ultimi due anni l'idea dell'imposta ambientale come risorsa propria dell'Unione Europea in aggiunta a quelle attualmente esistenti. Per esempio, nella comunicazione del Consiglio del 11 dicembre 2019 della Commissione al Consiglio sul Green Deal europeo, si dice che il Green Deal europeo creerà un contesto adatto a riforme fiscali su larga scala che aboliscano le sovvenzioni ai combustibili fossili, allentino la pressione fiscale sul lavoro, quindi l'idea del dividendo, no? Evidentemente, quindi non del mero procacciamento di gettito, vedete anche qui, insomma, ma piuttosto che il suo reindirizzamento per l'abbassamento delle imposte su altri fattori, in primis il lavoro. L'adozione della proposta della Commissione sull'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto dice che consentirà agli Stati membri di fare un uso più mirato delle aliquote IVA per riflettere la maggiore ambizione dei traguardi ambientali. È essenziale poi aggiungere e garantire che l'imposizione fiscale sia allineata agli obiettivi climatici. Soprattutto è interessante anche il tema questo qui di cui parlavamo, sulla plastic tax, no? Che secondo me proprio è l'emblema di questa delle vicende Covid, perché nel 2018 nel documento Strategy for Plastic in a Circular Economy si afferma, no, che l'introduzione di una tassa potrebbe essere presa in considerazione tra le potenziali opzioni per generare entrate per il bilancio dell'Unione Europea. Questo poi emerge con chiarezza nella proposta di regolamento al Consiglio sulle risorse proprie del 2 maggio 2018, che prevede di introdurre nuove risorse, tra cui quella sui
rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati. La recentissima proposta, ecco, per venire al tema, del 27 maggio 2020, intitolata Il bilancio dell'Unione Europea come motore del piano per la ripresa europea, riprende proprio questa ipotesi di ampliamento, ma per garantire il rimborso dei fondi connessi al Recovery Fund, dice, attraverso nuove risorse proprie basate sui rifiuti non riciclati di imballaggi di plastica, dove, dice, queste ultime si baseranno sulle priorità e sulle politiche dell'Unione Europea volte a combattere i cambiamenti climatici. Aggiunge poi, sempre in tema, che tra le opzioni figura una risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, che permetterebbe agli Stati di mantenere un importo pari ai proventi della vendita all'asta in un periodo recente. C'è poi un meccanismo di adeguamento alla frontiera che serve per assicurare che le imprese europee possano competere con quelle di paesi terzi su un piano di parità, prevenendo, cito testualmente, la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio che ostacola i tentativi dell'Unione Europea di passare a una società neutra in termini di emissioni di carbonio. Ora, noi sappiamo benissimo che anche a livello interno si sta spingendo sui tributi ambientali. Noi sappiamo, l'anno scorso sono state introdotte nel nostro ordinamento sia la plastic tax sia la sugar tax, che sono state tra l'altro costruite come accise, quindi come imposizione sulla produzione, quindi destinate, questo è il meccanismo dell'accisa, non a essere pagate dalle imprese, ma a essere pagate dai consumatori. Ora, qual è stata la misura subito adottata dal governo? La sospensione dell'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax, rinviate al 2021. Perché anche qui poi si parla molto, ma gli effetti di questi tributi sulla produzione, quindi sulle imprese, l'Italia è uno dei principali produttori di plastica, sono terribili. Solo una delle più importanti imprese italiane, di cui non faccio il nome, cioè avrebbe un onere, che poi andrebbe traslato, quindi nella misura in cui ciò sia traslabile, di quasi 180 milioni tra imposta sulla plastica e imposta sugli zuccheri. Quindi noi poi parliamo tanto di questi tributi, ma poi dobbiamo renderci conto che ogni cosa che qui si tocca, di cui si parla, eccetera, poi ha degli effetti. La Danimarca, quando mise l'imposta sui grassi saturi, si rese conto che stava perdendo tutte le imprese, che la produzione era drasticamente diminuita, alla fine l'ha dovuta urgentemente abrogare. Quindi noi parliamo di tante belle cose, però poi noi ci dobbiamo rendere conto che tutto quello di cui noi parliamo ha delle conseguenze, e non sono conseguenze. Quindi un conto è il mondo ideale che noi tutti vorremmo, un conto invece sono le esigenze finanziarie. Sono due questioni, diciamo, completamente diverse. Aggiungo tra l'altro che il nostro tributo era costruito sulla nozione di compostabilità, mentre il tributo europeo è costruito sulla nozione completamente diversa di riciclabilità. Quindi è lo Stato che deve garantire, per esempio, il riciclo, quindi non è un problema delle imprese. Quindi, diciamo, per concludere, il diritto tributario è entrato in questo momento, ovviamente, su tantissime questioni. È entrato in maniera tutto sommato scomposta, ma naturalmente mi rendo conto che anche oggi produrre normativa in queste condizioni non è facile, no? Quindi con tutti i funzionari a casa, con comunicazioni online, quindi non è che ci si può attendere quella organicità di produzione normativa a cui tutti vorremmo aspirare. Però certo, quello che manca è un disegno organico vero e proprio. Poi, per non dire nulla, per concludere, è chiaro poi che manca il tema dei temi, cioè che tu, per rifar partire il paese, devi proprio cambiare non le norme sostanziali, devi ridare un'idea completamente diversa del nostro sistema tributario, devi aumentare un livello di certezza. Noi sappiamo, insomma, chi si occupa di diritto tributario e sa benissimo che il problema principale oggi della nostra materia non è il diritto sostanziale, è per come viene applicato, con una giustizia tributaria purtroppo che non dà risposte sempre adeguate, con un'amministrazione finanziaria di altissimo livello ma non sempre, con una normativa caotica che richiede, diciamo, continui approfondimenti e che non riesce mai ad essere, come dire, a condurre a un risultato stabile. Anche quando si parla di riforma fiscale, io dico sì, ricominciamo da capo, ci abbiamo messo
15 anni ad assestare quello che più o meno c'era, oggi fai riforme tributarie cambiando tutto, poi e dopodiché ci bisogna altri 15 anni per riassestare. Quindi a me pare insomma che si stanno sono fatte tante parole in libertà, speriamo insomma che alla fine magari, chi lo sa, ci si azzecca. Grazie, grazie professor Melis, grazie Giuseppe, una lettura lucida e concreta alla quale si può dire forse che anche soltanto se, insomma, se l'Europa decidessimo insomma in Europa cosa fare, forse anche quello ci darebbe una mano. Passo adesso la parola al professore Francesco Capriglione, lo ringrazio di essere qui con noi e siamo tutti in attesa. Prego professore. Allora, buonasera, vi dirò innanzitutto che nell'ultimo mese io ho partecipato a numerosi webinar riguardanti il tema del Covid-19 e sono emerse un po' le considerazioni che brillantemente stasera ha fatto il professor Penalisico, il professore di Bari, e il professor Pastore e da ultimo anche Giuseppe. Quali considerazioni? Che questo virus con lockdown ci ha indotto a riflettere, a stare a casa, a pensare e a rivisitare un po' le cose che si stanno facendo negli ultimi anni, si sono state fatte, si stanno facendo. Soltanto che queste cose, come tutta la problematica dell'ambiente, tutta la problematica del bilanciamento degli interessi, sono state riguardate con un occhio un po' particolare. L'occhio di chi è uscito fuori da una guerra, perché noi siamo usciti fuori da una guerra, l'occhio di chi ha molta paura, spera di liberarsi di questo timore, e però anche con l'occhio di chi sa che per situazioni pregresse il proprio paese è in difficoltà economiche, non è in condizioni di risolvere magari come ha fatto la Germania abbastanza brillantemente la situazione, e quindi il nostro paese lo si è visto oggi più di prima un po' succube di quello che deciderà l'Europa. Ma come giorni fa, proprio in un altro di questi webinar, il professor Montedoro sottolineava, questo coronavirus ha fatto emergere tutte le contraddizioni di questo paese. Le contraddizioni di un cattivo rapporto tra centro e regioni, come sottolineava il professor Pastore, le contraddizioni di un paese che ha una divisività politica, che è la causa di quell'altra osservazione sempre del professor Pastore, che ha visto eccezionalmente in questa tragica situazione non formarsi una convergenza tra le varie forze politiche in campo, anzi potrei dire che da parte di alcune forze politiche c'è stato una sorta di sciacallaggio, così lo definirei io, critico. Ma ci sono state anche delle positività che riguardano quel concetto che il professor Mauro ben sottolineava, vale a dire rivedere la formazione di uno sviluppo, promuovere uno sviluppo che sia fondato sul recupero della simbiosi tra uomo e natura. Perché sì, noi ormai ce lo stanno dicendo gli studiosi, i medici, e noi stiamo avendo un boomerang di ritorno dalla natura per la violenza che negli ultimi decenni abbiamo fatto con la deforestazione, con i gas, col clima che si è andato surriscaldando sempre di più,
E quindi la riflessione si è andata convergendo sulla realizzazione di una rinascita complessiva del nostro paese, ma di tutti gli altri paesi colpiti da questo male, che avvenga nel nome di un recupero di questo rapporto con la natura. Si è parlato di sostenibilità, è giustissimo. Io 10-12 anni fa scrissi un libricino sulla sostenibilità economica, ma vedo che allora non mi ero reso ben conto che un'attenzione alla sostenibilità deve indurci a guardare in maniera differente il rapporto rischio-rendimento. Noi non dobbiamo pensare che la produzione, la profittabilità delle imprese sia legata esclusivamente a un'attenta impostazione di questo rapporto, ma invece dobbiamo tener conto che la produttività si può avvalere di fattori di integrazione. Ed ecco che vengono in considerazione le note ESG, vale a dire l'ambiente, la socialità e la governance, fattori che devono essere internalizzati dagli operatori del mercato, ma dagli stati, da tutti. E come deve avvenire questa internalizzazione? Ovviamente non, come è stato detto da qualche oratore che mi ha preceduto, non tu cur con una veemenza che debba scacciare il preesistente, ma con quella necessaria gradualità, con l'intervento anche delle tasse, perché tutta la questione della carbon tax, qui abbiamo dei fiscalisti che ce la possono spiegare molto meglio di come saprei fare io, è stata quasi sempre rinviata, perché poi si sono andato a vedere le perdite economiche. Però la vera riflessione di fondo che dobbiamo fare è questa: ma il sistema capitalistico nel quale noi viviamo, che noi ormai abbiamo assimilato nel DNA, che ci imporrebbe una performance con una crescita del PIL di almeno 2-3% l'anno, se noi lo proiettiamo all'infinito, come può andare avanti senza il supporto di una società consumistica spinta? Non ce la fa. E allora ecco che ci troviamo in presenza di una contraddizione in termini, scusate. Scusate. Ecco, di una contraddizione in termini, perché da un lato noi diciamo che dobbiamo rinascere, ricostruire in un accordo con la natura, e poi dall'altra invece andiamo a mettere in moto il consumismo che ci ha indotto a violare la natura. Allora ecco che è di fondo emerge questa conclusione, io con questo vorrei chiudere. E la facevo stamattina con il mio amico il professor Guido Alpa, e gliela proponevo io e lui conveniva con me su questa cosa, ma dobbiamo rivedere un momento tutti i modelli di produzione. Non sto a propagandare una decrescita felice alla Touche, no, quelle sono cose che vanno bene per certi movimenti che hanno bisogno di propagandarsi e fermarsi così. Invece una riflessione di recuperare un
uno schema capitalistico che abbia i vantaggi dell'integrazione della natura, del rispetto della dignità dell'uomo, come ci diceva il professor Mauro, richiamando l'enciclica Laudato Si, e quindi un capitalismo, oserei dire, mite, un capitalismo non aggressivo, non spinto agli eccessi di un'accumulazione senza sosta che poi inevitabilmente porta ai guai in cui siamo incorsi e che probabilmente ritorneranno. Vi dico solo un dato: nel passato le pandemie si verificavano, sì, tante ce ne sono state, però sempre distanziate di qualche secolo l'uno dall'altro. Noi qui negli ultimi 20 anni abbiamo avuto la SARS, abbiamo avuto l'Ebola, adesso abbiamo il coronavirus. Auguriamoci di porre un rimedio a questo diffondersi dei mali, che è anch'esso un portato della globalizzazione, perché tramite gli aerei nel giro di una settimana il coronavirus ha viaggiato dall'estremo oriente e è venuto nell'occidente. E io con questo avrei finito. Grazie professore, consentitemi di dire grazie maestro. Passo la parola al professor Rainer Masera. Col quale abbiamo fatto alcuni di questi webinar. Webinar insieme. Ecco, buonasera, professore, è preside della Facoltà di Economia di Unimarconi. Prego, professore. Mi senti innanzitutto? Sì, la sentiamo bene, forte e chiaro. Allora, innanzitutto mi unisco ai ringraziamenti perché sei stata una organizzatrice perfetta e hai creato un panel dal mio punto di vista estremamente interessante. Certo, dal mio punto di vista mi trovo un po' a disagio perché si è parlato molto, ma i temi che mi sono più vicini, quelli di macroeconomia, di rapporti con l'Europa e di che cosa deve fare l'Italia, ma non li ho compresi appieno. Una provocazione è quella del professor Melis, che saluto e che conosco molto bene. Non vorrei essere distruttivo, però egli ci ha portato all'attenzione il fatto che occorrono oggi misure per rilanciare le entrate fiscali. A mio avviso questo è vero, però bisogna che anche aumenti il PIL, e su quello egli è abbastanza incerto, e però non ci ha indicato quali sono le strade per un aumento efficace fiscale. Anzi, questo è stato distruttivo, perché in fondo ha dimostrato che sono anni che gli attuali governi italiani hanno perseguito delle politiche che alla fine si sono rivelate fallimentari. Allora, io credo che con tutti i partecipanti, ma in particolare con Melis, sarebbe opportuno una riflessione, perché è vero, sono 10 anni, 15 anni che l'Italia non cresce, però l'Italia è l'ultima fra i paesi europei, e non si può dire che la colpa sia dell'euro, perché questa mancanza di crescita avviene anche da prima. Ma pensare che noi possiamo andare a spiegare a noi stessi in primo luogo e poi all'Europa e magari al mondo che cosa dobbiamo fare se non siamo in grado di risolvere i nostri problemi in maniera efficace, io temo che sia abbastanza difficile. Quindi molto più, per così dire, calmo e tranquillo, ma insomma, qui, signori miei, il debito pubblico italiano sta andando verso il 160%. E Olanda. Germania e Olanda potranno non piacerci per tanti motivi, ma insomma sono riuscite
tenere sotto controllo questo debito. Colpa, sono lo stesso termine, non solo in tedesco ma anche in olandese, e alla fine hanno ottenuto dei risultati, hanno uno spazio fiscale significativo e noi non l'abbiamo. C'è liquidità, si è detto è stata data liquidità, il governo ha dato liquidità alle imprese, ma il governo, sentitemi, ma se non ci fosse stata la Banca Centrale Europea e la Banca di, altro che storie, noi non siamo in grado di fornire liquidità come paese perché ne abbiamo assoluto bisogno. Quindi dal mio punto di vista credo che occorra una riflessione, questo è l'interesse delle tematiche che ci sono state portate all'attenzione e anche l'interesse di confronti fra coloro che hanno esperienze diverse quando peraltro i problemi sono comuni. Allora, detto questo, vorrei, sia pure in estrema sintesi, poi tra breve pubblicherò in una illustre rivista del professor Capriglione un saggio in inglese, chi lo volesse anche disponibile in italiano, su questi temi, al quale rimando. Qui noi continuiamo a dire che l'Italia ha un elevato risparmio, è vero. Ma è vero anche che c'è un paradosso del risparmio. Noi questo risparmio lo stiamo logorando anche perché non siamo in grado di fare investimenti. È un problema generale, è vero, ma l'Italia è il paese che si presenta con il minor sviluppo degli investimenti, anzi si può parlare di stasi degli investimenti. L'Italia è il paese che ha il tasso di crescita della produttività più basso, non solo del prodotto, ma anche della produttività più basso di tutta l'Europa da oltre 20 anni. Ma è stato ricordato il titolo quinto della Costituzione. Allora, per un economista come me, il titolo quinto della Costituzione è la dimostrazione di una pessima legge che, voi mi direte, ma lei che cosa ne sa di buone o cattive leggi? Io non lo so. So però che questa legge è stata un disastro perché ha imposto dei costi molto elevati con burocrazie che si combattono fra di loro, con burocrazie e quindi spese per reddito di sistemi burocratici che alla fine non hanno consentito, uno dei lacci e lacciuoli che non hanno consentito all'Italia di crescere. Lo dico, l'ho detto da tempo, però Giuliano Amato ha ribadito recentemente proprio questi concetti. Leggi fatte male che contro l'intero sistema. Si è detto che l'Italia, si è detto che l'Italia non ha nella Costituzione, e qualcuno però ci dice che siamo entrati, è come se siamo entrati in guerra, e io non so se ne siamo usciti, ma non siamo in grado di risolvere questi problemi. Però l'Italia, e qui vengo anche a un altro mio, l'Italia è stato il primo dei paesi europei, primo accanto alla Germania, a dire che bisognava fare una modifica della Costituzione per dire che bisognava andare al bilancio in equilibrio. Il bilancio in equilibrio per un'economia che cresca, forse non ci si rendeva conto che tanto l'economia italiana non cresce, vuol dire che il debito viene azzerato. E questo era lo scopo di fondo di qualcuno in Germania che voleva effettivamente avere un debito uguale a zero. Una follia, a mio avviso. Ma noi ci siamo riempiti. È la peggiore delle eredità che una generazione lascia a quella futura. Certo, se il debito è quello italiano, creato sulla base di spese correnti, spesso inutili, a volte addirittura controproducenti. Ma se il buone infrastrutture, che sono in primo luogo, che questa dalla trias politica di Montesquieu è la prima delle infrastrutture, quindi buone regole del gioco, buoni rapporti fra magistratura e legislatore, evidentemente poi da questo nascono anche buone infrastrutture. Le infrastrutture in Italia sono state sempre penalizzate, quelle che si sono realizzate sono intrise
di corruzione, quindi inefficaci e inutili, e lo vediamo tutti i giorni. E lo vediamo tutti i giorni. E noi adesso vogliamo rilanciarle, mi sta anche bene, ma le regole del gioco per rilanciarle siamo in grado di darcele o continueremo a fare quello che abbiamo fatto nei passati 20 anni, dove, ripeto, abbiamo tagliato le spese più produttive e abbiamo fatto infrastrutture che non servivano o addirittura infrastrutture che crollavano su se stesse. Non che l'Italia non abbia tutte le capacità per farlo, lo abbiamo visto e lo vediamo tutti i giorni, abbiamo delle eccellenze che tutto il mondo ci invidia, ma queste eccellenze sono soffocate da lacci e lacciuoli che frenano la possibilità del sistema di crescita. Quindi, dal mio punto di vista, e vengo alla conclusione perché sarebbe troppo lungo, occorre trovare e appoggiarsi sull'Europa, e questo piano che è stato fatto è un ottimo piano perché rilancia le infrastrutture, rilancia gli investimenti che sono la base poi dell'attivazione del risparmio, perché è inutile pensare che si attiva il risparmio se poi non si è in grado di creare investimenti. Investimenti privati e pubblici, quindi feconda simbiosi fra investimenti privati e pubblici, ma questo richiede che evidentemente le regole siano chiare, talché i privati che fanno investimenti in infrastrutture poi non siano penalizzati dalle stesse. E Melis ci ha ricordato che in troppi casi coloro che avevano o hanno utilizzato questi strumenti fiscali pubblici semplicemente per depredare il sistema, oppure sono stati penalizzati perché le regole cambiavano man mano che venivano, che le circostanze cambiavano, e sappiamo che questo è impossibile. L'Europa ci offre questa possibilità di parlare di buone infrastrutture. Dal mio punto di vista non avrei alcun dubbio, occorre sottoporle a un vaglio europeo. Sottoporle a un vaglio europeo perché io vorrei creare un debito pubblico europeo che sia vero debito, ma che abbia dietro appunto delle buone infrastrutture, con tassi di interesse sostanzialmente negativi, buone infrastrutture che hanno un tasso di rendimento sociale senz'altro superiore all'unità, possono essere un ottimo investimento. Certo, occorre utilizzare nel modo appropriato le analisi costi-benefici e tener conto di quello che molti hanno sottolineato, che i costi sono immediati, i benefici appaiono plasmati nel tempo e proiettati nel tempo, ma è quello che dobbiamo fare, è quello che possiamo fare. E l'Europa ci sta dimostrando che queste questioni sono alla nostra portata, sta a noi essere in grado di cogliere l'esempio. Chiudo con un'ultima battuta. La Germania, la Svezia, si è parlato della Danimarca, stanno creando la Finlandia, stanno creando dei nessi che modificano in maniera radicale il concetto stesso di economie e di catene di valori nel nord dell'Europa. Noi non abbiamo fatto nulla, continuiamo a riparlare in termini acritici del ponte sullo stretto senza rendersi conto che mancano alcune delle condizioni fondamentali per creare una... Di questo si è parlato, da quello che ho capito, addirittura negli stati generali, ma senza rendersi conto la capacità di creare questa infrastruttura, che non ha una redditività sufficiente, perché creare infrastruttura ad alta velocità, alta capacità per di più, che porti i treni a Catania e a Palermo ha dei costi estremamente elevati, e quindi credo sarebbe molto opportuno migliorare il sistema ferroviario con il Mezzogiorno, ma abbandonando alcuni progetti che, ripeto, non hanno, a un'analisi attenta, costi-benefici, capacità di essere attuati. Ma di questo non si parla, si continua a parlare. E ricordo ancora Melis, si continua a parlare, ma poi le considerazioni di fondo finiscono con l'essere soffocate dal brusio delle voci. 160% di debito pubblico. Il rischio è, a mio avviso, elevatissimo. Se non saremo in grado di dare
europei, OMT e MES inevitabilmente diventeranno la soluzione dei problemi e ci lamenteremo che la colpa è dell'Europa quando in realtà la colpa Benissimo, grazie al professore Masera che ha toccato un tema, quello delle infrastrutture, che è un tema che ci vede purtroppo, ahimè, insomma, in ritardo rispetto a tutti gli altri paesi. Adesso do la parola a Gracia Lucena. Gracia è ordinario all'Università di Castiglia-La Mancia e la invito a parlare. Non la vedo. Gracia? Non so se abbiamo... Sì. Eccoti qui. Allora, eccoti, grazie. Prego. Sì, bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a la colega y amiga, todo hay que decirlo, por intermediación del profesor Sacchetto, a la profesora Icolari, por invitarme a este evento que ha sido de gran provecho para mí. He aprendido muchísimo de todos los intervinientes esta tarde. Gracias a la Universidad Guillermo Marconi de Roma, y a los magníficos relatores que me han precedido en la palabra. Enhorabuena por la iniciativa. Bueno, la destrucción de la naturaleza, la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático aumentan notablemente el riesgo de aparición de enfermedades infecciosas transmisibles al ser humano. Así lo señala el último informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, Pérdida de Naturaleza y Pandemias. La actual crisis sanitaria nos permite afirmar que existe una clara relación entre la salud del planeta y nuestra propia salud. Se evidencia así un punto de vista antropocéntrico del medio ambiente, tal y como ha mencionado esta tarde el profesor Mauro. Desde 1934, la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, se ha convertido en una plataforma global de alcance público que reúne a gobiernos, empresas y ciudadanos en torno a un asunto ambiental apremiante más evidente hoy que nunca, la pérdida de la biodiversidad. Eventos recientes como los incendios forestales sin precedentes en Brasil, California y Australia, o la invasión de la langosta en el Cuerno de África y la ahora pandemia del COVID-19 demuestran la estrecha relación entre los humanos y las redes de la vida. La biodiversidad es la base que sustenta la vida. Las Naciones Unidas destacan datos importantes para tomar conciencia de qué es la biodiversidad, que abarca aproximadamente 8 millones de especies del planeta. Pues bien, los espacios naturales protegidos se han configurado a nivel mundial como paradigma de protección y mantenimiento de la diversidad biológica que al contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o educativo, son merecedores de una especial protección jurídica y que ofrecen una serie de beneficios ambientales conocidos como environmental services, de los que son ejemplo la riqueza de la biodiversidad, el mantenimiento óptimo de los acuíferos, la fijación del CO2, el paisaje y otros muchos servicios. Todos ellos contribuyen a mejorar el bienestar del conjunto de la sociedad. De este modo, es evidente que los espacios naturales protegidos cumplen una función social, pero también acarrean una serie de desventajas derivadas de las limitaciones de uso, cuya repercusión afecta sobre todo a la población local. En este sentido, probablemente haya llegado el momento de superar la filosofía de los sistemas compensatorios establecidos y adoptar en toda su extensión el principio quien protege, percibe. Es decir, establecer sistemas de medidas por el que se incentiven las prácticas generadoras de externalidades positivas no remuneradas por el mercado, superando con ello la compensación del lucro cesante. Son precisamente estas externalidades positivas las que nos han servido de base para proponer medidas fiscales para la conservación de la biodiversidad y los espacios naturales protegidos. Hemos tenido en cuenta para ello
el objetivo de biodiversidad de la Unión Europea 2020, que se basa en la admisión de que, aparte de su valor intrínseco, la biodiversidad y los servicios que proporciona poseen un importante valor económico que pocas veces detectan los mercados. En definitiva, los objetivos que han motivado nuestro estudio han sido determinar y describir el papel de la fiscalidad en la conservación de la biodiversidad, los instrumentos fiscales que se utilizan para la conservación de la biodiversidad y la justificación de su uso, analizar tendencias globales y resultados del uso de instrumentos fiscales internacionales para la conservación de la biodiversidad en los espacios naturales protegidos e identificar su acomodo con el derecho europeo de la competencia y más concretamente con las ayudas de Estado y las peculiaridades que la Comisión ha identificado en los incentivos a la promoción del patrimonio natural. De este modo, nuestro propósito no ha sido tanto promover específicamente la conservación de la biodiversidad mediante instrumentos económicos que apuntan a cambiar los comportamientos perjudiciales de los agentes económicos por externalidades negativas, por la utilización de esos recursos naturales que se han mencionado esta tarde, sino que pretendemos fomentar actuaciones de conservación de la naturaleza mediante medidas fiscales que fomenten dichas actuaciones. Y para ello es necesario aparcar al tradicional impuesto ambiental para dar paso a los beneficios fiscales que incitan a mantener un nivel alto de producción de servicios ambientales o ecosistémicos de los que se beneficia toda la sociedad y que hagan posible el desarrollo sostenible. En cualquier caso, nuestro objetivo ha estado presidido por un criterio de posibilismo reformista, huyendo de propuestas rompedoras y moviéndonos en las coordenadas de lo constitucionalmente consolidado, como por ejemplo nuestro planteamiento para las transferencias fiscales ecológicas, que ha consistido en hacer propuestas tendentes a mejorar en equidad y autonomía el sistema vigente de financiación de las entidades locales sin alterar su estructura global. O los beneficios fiscales materializados en mecanismos desgravatorios con una función extrafiscal y, por ende, como disciplina sustractiva promocional, provocando un gasto fiscal y con vocación de alentar la realización de valores constitucionalmente protegidos, como lo es el medio ambiente, recogido en el artículo 45 de la Constitución. Aún no es tarde para actuar, estamos a tiempo. Debemos ser conscientes de lo que nos rodea y esto que nos ha sucedido, tenerlo simplemente como un aviso. Puede llegar el día en el que el ser humano acabe adaptando su comportamiento a las necesidades ambientales y sea respetuoso con él mismo. Muchas gracias. Grazie di cuore, grazie. Oltre al tema del suo libro, questo è in realtà la sua riflessione, la sua lunga riflessione che conclude un percorso di ricerca nel libro che abbiamo presentato a margine di questo convegno. Abbiamo a inizio di questo anno realizzato un'opera collettanea che ci ha visto insieme con il professor Sacchetto anche, che è l'artefice della nostra conoscenza e della nostra amicizia. Speriamo di rivederci in Italia o in Spagna. Grazie. Grazie di cuore. Grazie di cuore. Allora, adesso c'è la seconda parte di questo webinar dove ci sono dei piccoli interventi tra colleghi della Marconi e amici colleghi non della Marconi, ai quali do la parola per prima e quindi do la parola a Giuseppe Rivetti, che non so se vedo. Vi dico che adesso siamo anche in una fase di autogestione, siamo io e Alessandro Gennaro, grazie al professore Gennaro che mi dà una mano. Quindi vedo il professore Rivetti, non lo vedo. Giuseppe, ci sei? Giuseppe? Sì, sì, ci sono, Maria Assunta, ti vedo. Eccoti qui. Allora, vai. Ti do... Grazie per l'invito. La mia è una breve riflessione, frutto insomma, delle suggestioni che ho ricevuto. Razione materie, mi ricollego a Giuseppe Melis. Certo. Scusami, io non ti ho presentato, sei professore associato di diritto tributario all'Università di Macerata.
mi ricollego quando diceva che in realtà questa, diciamo, noi non dobbiamo analizzare una crisi, ma una crisi che si aggiunge ad un'altra crisi che prima già c'era. E questo mi pare evidente. Il ruolo del diritto tributario, come può sollecitare lo sviluppo? In realtà in Europa abbiamo casi in cui si è anche rinunciato a tassare o a riscuotere le imposte dalle imprese con aumenti straordinari di prodotto interno lordo. Penso all'Irlanda, che nel 2016 ha generato un prodotto interno lordo superiore a quello cinese in termini proporzionali, perché è stato superiore appunto al 6%. E come è avvenuto? È avvenuto attraverso la rinuncia alla riscossione delle imposte dalla Apple, questa multinazionale. Non ha voluto riscuotere nessuna imposta attraverso forme di tax ruling, insomma, dove si era arrivati ad accordi vicino prossimi allo zero, e ha rinunciato a riscuotere 13 miliardi di imposte. Noi in Italia con 13 miliardi chissà cosa faremmo. E il prodotto interno lordo dell'Irlanda è aumentato appunto in una misura superiore al 6%, superiore a quello cinese, ma il governo ha chiesto una sola condizione: l'assunzione di giovani. Uno su cinque, un giovane irlandese su cinque lavora per la Apple, che ha assunto 5.500 giovani. Questo ha portato a un aumento del prodotto interno lordo straordinario. Ovviamente poi l'Unione Europea ha aperto una procedura di infrazione, perché è evidente che ci sono questi accordi sono appunto vietati, ma tutto questo dovremmo inserirlo però in un discorso di disarmonie fiscali o di mancata armonizzazione che rendono i paesi competitivi, perché bene l'Olanda soprattutto negli atteggiamenti di rigore nei confronti dell'Italia, però non dimentichiamo come la nostra Fiat poi ha stabilito la sede legale in Olanda, così come Fininvest di recente ha trasferito anche la sede legale, quella amministrativa è rimasta in Italia. Quindi c'è tutto un problema, se vogliamo, di tassazione, di disarmonie fiscali in ambito europeo. Ma anche qui mi ricollego con quello che diceva Giuseppe, nel senso che poi per quanto riguarda l'atteggiamento dell'Italia con l'Europa, noi dobbiamo chiedere solidarietà ed è giusto ricevere solidarietà, ma la solidarietà va coniugata anche con la responsabilità. E noi di responsabilità in questi anni non è che ne abbiamo dimostrata. Se Giuseppe Melis ha fatto riferimento al reddito di cittadinanza che ci è costato 4 miliardi e mezzo giù di lì, i dati dell'altro giorno hanno dimostrato che solo il 2% hanno trovato lavoro, e questi dati in Europa come vengono letti? È come uno spreco di risorse pubbliche. Se poi a questo aggiungiamo anche quello che doveva fare Cottarelli, i vari commissari che si sono succeduti, di cui nessuno di noi ormai penso si ricordi più neanche il nome, vediamo come non sia stato fatto nulla in termini di spreco di risorse, di tagli di enti inutili, di burocrazia, e alla fine Cottarelli ci ha fatto un libro, ma non è nata sicuramente una legge. Concludo con quello che dicevi tu sulla globalizzazione, mi ci ritrovo molto, secondo me bisognerebbe dare un volto alla globalizzazione, forse questa è l'occasione giusta, perché di globalizzazione si parla solo in termini economici, mentre secondo me è venuto il momento appunto di identificare anche dal punto di vista, se vogliamo, un po' più sotto un profilo umanitario, perché poi in realtà la globalizzazione è fatta anche di scelte, di orientamenti dei singoli, è su questo che si basa il sistema per poi portare dei condizionamenti, e quindi spero e auspico che anche i singoli, alla luce di quello che stiamo vivendo, possano modificare gli orientamenti in una prospettiva più virtuosa. Grazie. Grazie a te Giuseppe, adesso passo la parola a Simone Budelli. Simone, ci sei? Ci sono, eccomi. Eccoti qua. Grazie. Grazie, saluto a te. Di essere... Gli spunti per fare in breve qualche riflessione sono stati tanti, quindi ringrazio tutti coloro che mi hanno preceduto. In particolare l'idea, per esempio, dell'equilibrio tra la visione antropocentrica e la visione ecocentrica mi pare un invito interessante, e credo che
potrebbe essere coniugata in qualche modo dal principio di prevenzione e precauzione che era al fondo della legge sulla protezione civile, che doveva porci all'avanguardia nella gestione delle emergenze e che alla prova dei fatti abbiamo visto ha funzionato purtroppo poco, perché poi non si sa per quale motivo il governo ha deciso di abbandonare quello schema che serviva a governare appunto le emergenze e che avrebbe dovuto gestire il problema del principio di legalità che Paci ha messo in evidenza, il problema della difficoltà della gestione delle fonti, del diritto, del vulnus che è stato dato ai diritti fondamentali previsti nella Costituzione e che doveva soprattutto gestire il rapporto molto sempre molto complicato tra politica e scienza, tra politica e tecnica. Forse la legge sulla protezione civile appunto la dovremmo riguardare, ma non dobbiamo buttare via l'acqua sporca con il bambino ricordandoci appunto dei principi fondamentali di prevenzione e precauzione. Altri spunti che riprendo dal collega costituzionalista Pace del problema annoso di questo federalismo arlecchino che noi abbiamo creato nel 2001, non siamo più uno Stato regionale, non siamo ancora uno Stato federale, non si sa bene cosa siamo, quindi il rapporto Stato-Regioni sempre in continua crisi con la Corte Costituzionale che si deve occupare di questioni politiche e invece di quelle giuridiche. E accanto però al problema interno abbiamo anche il problema dell'Unione Europea, che come adesso Giuseppe ha messo in evidenza, la globalizzazione che è il tratto comune anche delle emergenze, mentre qualche secolo fa le emergenze non superavano i confini naturali, oggi le emergenze mettono in evidenza la crisi ancora una volta della sovranità statale e le esigenze di nuove architetture interne e europee. Vorrei dire tante altre cose, ma non vorrei rubare spazio agli altri e ringrazio ancora Maria per l'occasione che ci è data, ricordando grazie solo a te, Simone. Abbiamo fatto una call noi, Raffaele Chiarelli, che non so se ci sente, ma che saluto, che è il direttore della rivista Ambiente e Diritto, ha da un lato voluto fortemente come un convegno che noi abbiamo organizzato l'anno scorso al Senato della Repubblica, dove era appunto presente anche alcuni dei protagonisti di questa sera, e che uscirà adesso la pubblicazione degli atti. Quindi con lungimiranza Raffaele aveva visto il problema del governo dell'emergenza nella società del rischio come un argomento di grande attualità. Poi abbiamo lanciato una call insieme a Cassese, che è il direttore del comitato scientifico, sul problema del Covid, e quindi prossimamente speriamo di uscire anche con questa pubblicazione, per cui se c'è qualcuno anche che volesse in qualche modo partecipare e dare il suo contributo, la nostra rivista continua a essere aperta e continua a costituire un punto di incontro tra diverse discipline. Grazie a tutti. Grazie, buonasera. Simone. Allora adesso passo la linea ai miei colleghi amici. Inizio subito nell'ordine, così come senza insomma un ordine, una scaletta preconfezionata, diciamo così. Allora vediamo, vedo forse Valerio Lemma, il collega Lemma c'è? Valerio, ci sei? Valerio? Sì, ci sono, ero in mute per non disturbare, grazie. Ma lo so che tu sei sempre perfetto. Prego, a te la parola, Valerio. Grazie, innanzitutto il tempo è poco, i colleghi dell'università sono tanti, perché questo è un grandissimo evento, quindi ne approfitto per dire due cose. La prima è che l'intervento che volevo fare è già nelle mani del professor Francesco Carviglione, mi è già ringraziato e citato ampiamente, quindi potrete leggerlo, non so bene dove e quando, ma
parla di semplificazioni competitive, e cioè della scelta di recare delle trasformazioni del quadro regolamentare di riferimento in modo tale che agli adempimenti e alle misure anticontagio cui siamo chiamati, che poi sono null'altro che misure di responsabilizzazione ambientale, non si aggravino i costi e gli oneri amministrativi dovuti per questi tipi di lavori. E quindi se un'impresa banalmente deve fare la trasformazione di uso di uno spazio, oltre all'onere del costo materiale della trasformazione, non facciamole pagare tutte le gabelle che abbiamo ereditato dallo Stato novecentesco, e quindi contributi ordinari, straordinari, imposte. Questo ve l'ho detto solo perché in realtà a chi organizza questi convegni normalmente, oltre a tanti complimenti, arriva anche un compito. Quindi io chiederei a Maria Assunta di provare a ragionare, magari anche insieme, su quali possono essere i volani fiscali per incentivare l'assunzione di misure anticontagio e più in generale misure di sostenibilità ambientali, diversi dalla mera spesa pubblica e basate su principi di detassazione, ad esempio detassazione degli utili reinvestiti in impresa riveniente da questo tipo di semplificazioni. E mi taccio. Accolgo con piacere, Valerio, accolgo con gran piacere. Grazie, grazie sempre. Passo la parola ad Angelo Arciero. Angelo, ci sei? Professor Arciero? Sì, ci sono. Eccoti. Ciao, qui. Non so quanto tempo abbiamo, se le sei sono... Allora, possiamo sforare un po', siamo in autogestione. Vuoi avere la conclusione? Ti passo volentieri. No, tranquilli, dovete parlare tutti. Io ho fatto una prefazione, farò purtroppo un saluto. Allora, capisco anche di essere un po' fuori contesto per disciplina rispetto al trend dominante, per cui mi limito a dire che dal mio versante disciplinare posso, semplificando, individuare tre livelli di discorso. Il primo livello è quello della situazione attuale, che era stata ampiamente preventivata non solo dagli studi politici, ma anche dagli studi antropologici, dalla letteratura scientifica. Quindi era ampiamente preventivata la possibilità di una pandemia che avrebbe provocato effetti di chiusura degli spazi sociali, delle istituzioni, ma di cui si era messo anche in rilievo un aspetto, che non soltanto una pandemia ha degli effetti sulla civilizzazione, ma in qualche modo la civilizzazione, proprio per il carattere di interconnessione che ha assunto nel mondo globale, tende a favorire le pandemie. Un secondo livello di discorso è più propriamente storico, cioè perché questo immaginario legato alla paura di un contagio, di una catastrofe, di cui la pandemia costituisce una delle possibili varianti, si concretizza in maniera sorprendentemente anticipatoria di quelle che sono le dinamiche attuali nell'America di fine Ottocento, dove sotto i fenomeni dell'imperialismo, del colonialismo, la paura del contatto con l'altro, ma anche sotto gli effetti delle teorie darwiniane e delle preoccupazioni anche che gli antropologi manifestano nei confronti fra culture dominanti e culture inferiori per la possibile scomparsa delle specie, alimentano una paura del contagio. E proprio in questo periodo, per limitarmi a un esempio, la parola germe perde la sua connotazione agricola per diventare un sinonimo invece scientifico di contagio. Ma proprio in questo periodo si concretizza anche un altro effetto, cioè chiamo in causa uno dei padri della letteratura avveniristica, Herbert George Wells, che nel 1894 scrive un saggio sull'estinzione dell'uomo, facendo riferimento a quella che è la precarietà dell'uomo, del suo rapporto con l'ambiente, un ambiente che crede di dominare ma qui in realtà non domina completamente, e che in una prospettiva di sostituzione delle specie sottolinea come quando una specie arriva al suo massimo grado di sviluppo sia nel momento di maggior rischio di un suo declino, di una sua decadenza, di come l'essere umano non abbia la consapevolezza di questa precarietà e di come sia indotto a pensare che il futuro sia semplicemente un prolungamento del presente. Insomma,
Per chiudere, questo non vuole essere, diciamo, un messaggio pessimista, ma soltanto un invito alla consapevolezza che il futuro resta un'incognita, cioè che quello che era stato il benessere del passato non è un diritto acquisito, per dirla con Jean-Luc Nancy, che l'uomo è una condizione di finitudine e a cui non può sottrarsi. E qui lascio la parola ai colleghi. Grazie, grazie di cuore Angelo, anche se io sono un poco più possibilista di te, dico che il futuro non è proprio un vicolo cieco, insomma, approfittando di un titolo dell'ultimo libro del mio maestro. Allora, passo la parola a Massimo Bagarani adesso. Massimo? C'è Massimo Bagarani? Massimo? Massimo c'è, ma deve togliere il mute. Ah, grazie Alessandro. Niente, io tutto ciò vi dico che Alessandro... Massimo, c'è Alessandro... anche tolto il mute. Del resto, ecco del resto qui. Mi ha invitato per questo, quindi... No! Assolutamente no! Allora, vediamo... Sarò brevissimo, così perlomeno Alessandro può intervenire. Sandro, poverino, che mi sta aiutando e supportando. Solo per questo, se no... due rapidissime considerazioni, al di là del fatto che ringrazio te per l'invito, per aver organizzato questa cosa, e ringrazio tutti i partecipanti, soprattutto per i molteplici stimoli, anche se ovviamente non soltanto in parte riguardano le mie materie, ma sono stati ancora più apprezzati da me, perché in qualche misura mi hanno portato a pensare anche in termini non necessariamente strettamente economici. Però le mie due considerazioni sono differenti nel tipo, ma riguardano due aspetti, uno più di carattere generale, l'altro più di carattere politico-economico. Dal punto di vista generale, devo dire, si è detto da più parti che diciamo uno degli impatti positivi di questa pandemia è stato il fatto che abbiamo avuto degli effetti estremamente positivi sull'ambiente, che questo ha generato appunto una condizione di ripristino quasi di un ambiente naturale a cui non eravamo più abituati. Da un punto di vista economico questa cosa sì, va bene, d'accordo, la prendiamo come tale nel breve periodo, ma dobbiamo ricordarci che la conseguenza di ogni crisi è stata sempre, perlomeno negli ultimi 100 anni, è stata quella di poi riprendere la produzione peggiorando le condizioni ambientali di produzione. E cioè riprendere la produzione cercando di limitare i vincoli che venivano posti agli effetti ambientali, alle diseconomie esterne prodotte dal prodotto, proprio perché c'era la necessità di riprendersi la parte che si era persa nel periodo di crisi. E quindi se nel breve periodo, anzi nell'attuale, abbiamo questo miglioramento, la prospettiva di breve periodo futuro sarà che probabilmente riprenderemo peggio di prima. Se pensate che il crollo del prezzo del petrolio ha reso molto meno competitive per esempio tutte le auto elettriche, con effetti che potrebbero essere poi o pensate all'ipotesi che la Cina possa di nuovo ricorrere al carbone come produzione di energia elettrica, come fonte primaria di produzione di energia elettrica. Quindi effettivamente in termini ambientali l'effetto probabilmente non sarà tanto positivo forse nel prossimo futuro. E questo riporta un po' al discorso che faceva prima il professor Capriglione, con il quale sono pienamente d'accordo su questo tema, e cioè che c'è un modello di sviluppo che probabilmente incomincia a fare il suo tempo, o forse da sempre era sbagliato, da sempre era misurato su una popolazione troppo piccola. Ed è un modello di sviluppo che prevede una doppia ignoranza, l'ignoranza della produzione, dove il produttore ignora scientemente
l'ambiente come fattore di produzione, e l'ignoranza del consumatore che continua a consumare indipendentemente dall'effetto ambientale che questo genera. Ovviamente con effetti attesi di lungo periodo sulle generazioni future che tutti immaginiamo. In termini sistemici, questa crisi probabilmente genererà qualche effetto sulle catene globali della formazione del valore, non per altro, ma perché in diversi paesi si è manifestata diversi paesi hanno realizzato la loro incapacità a produrre per intero ciò che serviva per far fronte alla crisi. Quando un paese realizza che non può come dire, proteggere se stesso con le proprie forze, ma che dipende da una catena globalizzata molto più ampia, e questa catena si è interrotta, può anche incominciare a pensare di ragionare su catene molto più corte, su catene regionali. Quindi forse in termini sistemici qualche modifica ai meccanismi di globalizzazione esiste. Ultimo punto, sull'Unione Europea. Qui sono d'accordo invece pienamente col professor Masera, quando insomma noi è invalsa ormai negli ultimi anni questa abitudine di dare la colpa all'Unione Europea su cose che... ce n'ha tante di colpa l'Unione Europea, ma parecchie di quelle che gli diamo, o perlomeno il senso comune gli dà, poi non sono neanche tanto vere. L'Unione Europea comunque su questa crisi ha risposto, sembra di no, ma ha risposto. Ha risposto innanzitutto con il reindirizzo di tutti i fondi strutturali, ha risposto con la rivisitazione delle prospettive finanziarie, ha risposto con quelle attuali, ha risposto con la rilettura... ancora da approvare evidentemente delle prospettive finanziarie del prossimo settennio, ha risposto con un'operazione non indifferente, e cioè con l'avvio di una riflessione su un indebitamento che non era previsto, e cioè ha risposto con una politica che prevede per la prima volta che i fabbisogni dell'Unione Europea vengano coperti non dalla sicurezza dei trasferimenti dei singoli stati, ma da un indebitamento europeo, e quindi con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di anche effetti. Su questo sono d'accordissimo col professor Masera, che questo processo deve trasformarsi in Italia in un processo virtuoso di investimenti, e sono altrettanto d'accordo col professor Masera che, non so se voleva dire questo, ma comunque, che in Italia il far conto della valutazione per misurare gli investimenti è un po' bizzarro, perché l'Italia da questo punto di vista, io continuo a ripeterlo, è come se fosse un paese in via di sviluppo. Noi abbiamo un'abbondante letteratura in materia, ma una pessima abitudine a utilizzarlo nell'attuazione della pratica della politica economica di tutti i giorni. Vi ringrazio. Grazie a te Massimo. Passo la parola ad Alessandro. Grazie Maria Assunta, io mi associo ovviamente ai complimenti che tutti gli altri ti hanno fatto unanimemente per una iniziativa così articolata ma anche così ricca di spunti. Io sicuramente porto a casa tante osservazioni utili che mi consentiranno di approfondire i temi che sono in mia ricerca. Io mi sento, diciamo, un nano di fronte ai giganti relatori che mi hanno preceduto, e soprattutto credo di essere l'unico che adotta una prospettiva da umile aziendalista, umile studioso di finanza d'impresa. Fatta questa premessa, le questioni che volevo sottolineare, che mi sembra siano un po' si ricolleghi a molte degli interventi precedenti, sono tre. La prima, partendo dall'ultima parola del titolo della nostra giornata di incontro odierna, l'ambiente. Il rapporto oggi impresa-ambiente sembra che si possa o si tenta di recuperarlo attraverso una tendenza ad accettare principi di investimento, diciamo, sostenibili, che anche il professor Capriglione ha richiamato, che sono quelle dell'ESG, Environment, Social and Governance. E il Covid, l'emergenza pandemica, ci ha spinto, ci sta spingendo, e è l'oggetto per esempio di una ricerca che stiamo portando avanti con i colleghi della Sapienza, a ripensare l'ESG e a capire in che misure i rischi sanitari possano rientrare in una sottocategoria dei rischi ambientali o socioambientali, e capire in che misura possono essere internalizzati nelle best practice aziendali per limitarne preventivamente gli effetti.
L'altro tema è un punto di domanda. In che misura l'ESG, che prima si chiamava CSA, cioè la Corporate Social Responsibility, quindi un tema che risale negli anni ma che ancora oggi dal punto di vista della scienza aziendale, scienza manageriale, è tutt'altro che risolto, in che misura possa essere utile a trovare il giusto equilibrio tra i due termini che prima un precedente relatore ha richiamato, cioè l'equilibrio tra antropocentrismo, consentitemi di dire economocentrismo, e ecocentrismo, e cioè in che misura possa risolvere il conflitto tra interessi economici e interessi ambientali. Io ho qualche perplessità che si possa arrivare a questo, perché le regole del profitto mi sembrano ancora prevalenti rispetto ai principi di una crescita sostenibile, che il professor Capriglione ci ha sottolineato non deve essere confusa con la decrescita felice alla Latouche, e tuttavia però bisogna capire in che misura le esternalità negative che segnano un po' il limite del sviluppo capitalistico e che ci sono ben richiamate in una recente opera di Paul De Grauwe del 2014, non ricordo male, consentono di portare il capitalismo appunto su un binario, il professor Capiglione ha chiamato un capitalismo mite, io direi etico, insomma la faccio semplice, il punto di domanda è in che misura questa nuova percezione delle responsabilità sociali e ambientali possa consentire di rispondere alla domanda che Zingales insieme a un altro economista noto, Ryan, ponevano, cioè si riuscirà a salvare il capitalismo dai capitalisti? È un punto di domanda. È il secondo aspetto. Sul terzo tema, che mi sembra sia uscito fuori, non ricordo quale dei relatori, alla luce di tutti i ragionamenti che sono fatti, insomma, mi sembra che sia emerso la necessità di un nuovo ordine giuridico. A proposito di questo, a proposito dei rischi sistemici che il Covid ha portato ad evidenza, ricordo soltanto che c'è un lavoro del 2003 o 2004 di Robert Shiller, che tutti quanti conosciamo, noto economista per la cosiddetta euforia irrazionale, il quale scriveva invece che insieme a un nuovo ordine giuridico occorresse un nuovo ordine finanziario, cioè una nuova percezione dei rischi da tutto sistema, cioè una nuova possibilità di assicurazione sociale di questi rischi. Non mi sembra che ad oggi nulla sia stato fatto rispetto a questi temi. Sugli impatti da Covid, sottolineo, qui cerco di riallacciarmi anche all'intervento del professor Masera, quello che sarà l'impatto di tutto lo sforzo di finanziamento a sostegno della liquidità e a prevenzione delle crisi di liquidità aziendali che il nostro governo, con la cosiddetta decretazione d'urgenza, ha messo in campo negli ultimi mesi. Non vorrei che tra escussione delle garanzie prestate e finanziamenti diretti tramite CDP o quant'altro a imprese che oggi beneficiano della cosiddetta presunzione di continuità, cioè di continuità per decreto legge, in realtà si risolvano in finanziamenti a imprese decotte che non hanno futuro, perché tutti avete parlato degli stravolgimenti degli scenari economici, delle rivisitazioni delle catene del valore e quant'altro, e quindi quello lì non so in quanto vada nella direzione invece auspicata anche dal professor Masera di iniziare finalmente anche a debito, ma a finanziare investimenti profittevoli piuttosto che tutele che potrebbero rivelarsi infruttifere di un tessuto imprenditoriale che stenta a rilanciarsi, stenta ad innovarsi e probabilmente in molti suoi settori è già decotto. Grazie. Grazie a te Alessandro, grazie sempre. Allora adesso c'è la collega Ulrike Haider. Ecco, ciao. Eccoti ciao qui. Grazie Maria. Io mi associo ai ringraziamenti che hai messo in piedi, veramente una bellissima iniziativa che ci unisce anche in questo periodo complicato di distanziamento. Vorrei approfittare anche di salutare tutti i nostri dottorandi del dottorato di scienze giuridiche e politiche, che ho visto che stanno partecipando anche numerosamente a questo nostro incontro, e so che ci seguono con interesse e anche con entusiasmo. Allora, sono emersi moltissimi, molto ricco, perché stiamo trattando questo tema del Covid da prospettive molto variegate che però in qualche modo anche si integrano.
Io vorrei portarvi due brevi riflessioni che sono emerse nella gestione del Covid in Austria. Io, insomma, naturalmente anche in austriaco la gestione della crisi pandemica ha costituito uno stress test per la forma di governo. Su questo io sto consegnando anche due articoli, uno al professor Capriglione per la sua rivista Law and Economics e l'altro a Simone Budelli per l'iniziativa che tu prima hai annunciato e dove già tempo fa mi avevi gentilmente coinvolto. Io oggi vorrei concentrarmi su due riflessioni che penso che possono essere utili anche per integrare il quadro che è stato già delineato da tutti voi e che riguarda il giusto bilanciamento anche tra gli interessi in gioco nel gestire una pandemia. Il primo punto riguarda le misure che poi sono state adottate in Austria per fronteggiare non la pandemia, ma le conseguenze economiche e sociali che la pandemia ha causato. Il secondo punto riguarda il fatto che il Covid o una pandemia come questa costituisce anche un test per la cultura dei diritti. Allora, per quanto riguarda il primo punto, possiamo evidenziare come in Austria in realtà tutta la gestione del sostanzialmente senza grandi rotture della Costituzione, a differenza della situazione che Fulvio tu avevi già indicato prima e che ho letto i tuoi sui diritti fondamentali, sui complicati rapporti tra Parlamento, Governo e opposizione. In Austria, come in Italia, non c'è una Costituzione, anche se la Costituzione consentirebbe un intervento da parte del Presidente federale, ma il Governo ha deciso di gestire con strumenti ordinari anche la gestione della crisi. E qui è emerso un punto molto interessante. È emerso che in realtà l'ordinamento austriaco conosce una legge sulle epidemie. Questa è una legge che è stata inserita nell'ordinamento austriaco nel 1950, mentre la versione originale di questa legge, che consente alle autorità pubbliche di interdire determinate attività per ridurre la diffusione delle epidemie, questa legge risale in realtà al 1913, quindi ancora al periodo del costituzionalismo liberale monarchico, e tuttora risente alcune delle caratteristiche di questo periodo. E l'elemento particolare è che questa legge prevede un principio di risarcimento da parte dello Stato nei confronti di tutte le attività economiche interdette da interventi pubblici che si sono resi necessari per contrastare la diffusione di una pandemia. Quindi questa legge richiede che lo Stato, ogni volta che chiude un ristorante o chiude un'attività economica, è tenuto a risarcire il mancato guadagno. Questo significa non soltanto il guadagno che non si è realizzato, ma di pagare anche gli stipendi degli impiegati che comunque non hanno potuto lavorare. Questo poi, così il governo in una prima fase ha utilizzato questa legge per gestire la crisi sanitaria. Sono emersi poi problemi competenziali per cui si è cercato di superare la normativa, però dalla decisione di cambiare poi rotta è stato proprio questo principio di risarcimento automatico per il mancato guadagno di tutti gli esercizi commerciali chiusi. Così il governo ha realizzato in tempi rapidi una nuova normativa ad hoc per il Covid, per fronteggiare il Covid-19,
dove ha sostituito il meccanismo di risarcimento automatico della precedente normativa con l'istituzione di un fondo ad hoc per dirimere alle conseguenze economiche causate dalla crisi. E questo fondo è stato dotato inizialmente di 40 di euro, che poi successivamente è stato aumentato, però naturalmente costituisce un fondo adesso con un limite massimo e così sono limitati anche i contributi che i singoli soggetti interessati dalle misure restrittive possono chiedere. Quindi la legge sulle epidemie ha previsto questo particolare risarcimento in quanto non consentiva un lockdown generalizzato come quello che è stato effettuato, ma aveva previsto per fronteggiare le epidemie singole misure mirate alla chiusura di alcuni esercizi particolarmente a rischio. Quindi poi c'è un'altra riflessione che è venuta fuori anche se uno, se uno osserva un po' i meccanismi normativi che si sono attivati in questa fase, che è anche un particolare approccio ai diritti, no? Perché c'è anche un livello di accettazione molto ampia di queste forti restrizioni dei diritti e libertà fondamentali. E questo dato emerge anche dal consenso politico che i governi che hanno gestito la pandemia tuttora hanno. Se uno vede anche i sondaggi, i governi che hanno gestito la pandemia godono di un ampio consenso politico, anche se i cittadini si hanno dovuti sopportare delle limitazioni in realtà incompatibili con democrazie liberali. Questo dato emerge anche dalla relazione mia che è stata fornita dall'Agenzia dell'Unione Europea sui diritti fondamentali, che ha messo in rilievo che in tutti i paesi europei c'è stata una alta accettazione degli interventi dello Stato. E qui poi mi avvio alla conclusione di questa riflessione, ricordando come nella dottrina dello Stato di Jelinek e di Hans Kelsen viene rilevato che la sospensione dei diritti fondamentali è unicamente consentita se è in questione la continuità dello Stato. Quindi i diritti fondamentali, secondo i nostri autori classici, possono essere sospesi e limitati soltanto per garantire la sopravvivenza dello Stato. Ora questo sembra essere cambiato nel fronteggiare il Covid, in quanto la tutela della salute e la tutela dei sistemi sanitari in qualche modo è avanzato a un supervalore che ha giustificato la compressione di molti diritti. Prima è stata citata anche la sentenza di Ilva da Taranto della Corte Costituzionale Italiana, che comunque ricorda che non c'è una prevalenza, una gerarchia dei diritti, non c'è un diritto che prevale sugli altri, ma la dignità umana può essere garantita solo come tutela sistemica di tutti i diritti che devono essere poi bilanciati. Però diciamo questi forti interventi che sono stati e questo atteggiamento anche a sopportare e accettare varie limitazioni dei nostri diritti anche economici, penso che abbia degli effetti più duraturi del virus e della pandemia. Grazie Ulrike, grazie di cuore Ulrike, passo la parola a Francesco Gaspari. Grazie Maria Assunta, ringrazio ovviamente anche io per l'invito, molto gradito, e mi scuso per essermi collegato in ritardo, ma avevo delle aule virtuali da portare avanti all'università, quindi non ho potuto chiaramente esimermi. Allora, io vorrei diciamo soffermarmi su due profili. Innanzitutto sono in netta controtendenza con la maggior parte degli interventi che ho ascoltato finora. Ovviamente non mi soffermerò su cose già dette, non voglio ovviamente iniziare una discussione che non è chiaramente il luogo diciamo adeguato per poter affrontare, però vorrei
appunto soffermarmi soltanto su due profili. Il primo riguarda il rapporto tra diritto e tecnica, su cui già diciamo alcuni relatori si sono già soffermati. Io vorrei partire da un lavoro molto importante scritto dal professor Capriglione, che saluto, con il professor Ibrido, del 2017, su Brexit tra finanza e politica, in cui appunto il professor Capriglione mette chiaramente in rilievo il problema della crisi del modello di legittimazione delle decisioni pubbliche e quindi il problema della legittimazione delle decisioni che non promanano più dal Parlamento e quindi dai cittadini, se ho ben inteso quello che il professor Capriglione ha scritto, ma derivano sostanzialmente dai comparti tecnici, e quindi sostanzialmente c'è questo problema su cui ovviamente non mi soffermo, che è ampiamente noto. Quello che vorrei però sottolineare, con particolare riferimento alla pandemia, è che questo problema, diciamo, del rapporto tra diritto, politica e tecnica, tra politica e tecnica in particolare, si è riaffermato in tutta la sua gravità anche nell'ambito della pandemia, anche nell'ambito del ruolo che l'Unione Europea ha giocato proprio nella gestione della pandemia. Quindi su questo punto io so già che ci saranno molti che non saranno d'accordo con me, ho scritto molto su questi aspetti, articoli che sono in corso di pubblicazione, quindi non mi soffermo, eventualmente per chi è interessato può andarsene a leggere. Mi riferisco naturalmente al MES, mi riferisco al Recovery Fund, mi riferisco a tutti quegli strumenti di assistenza finanziaria che stanno per essere elaborati, alcuni dei quali sono stati elaborati, alcuni sono in corso di definizione a livello politico, che oltre a non essere tempestivi sono assolutamente inadeguati. E faccio a questo proposito un solo esempio. Pensiamo ad esempio alla destinazione dei fondi che l'Unione Europea mette a disposizione, che poi non si capisce per quale ragione si parla di fondi dell'Unione, visto che sono fondi anche dell'Italia, perché l'Unione Europea è formata da 27 Stati membri e ovviamente l'Italia fa parte dell'Unione Europea, quindi si parla dell'Unione come se fosse un soggetto terzo di diritto internazionale, no? E quindi si parla di un'Unione Europea buona che ci concede, no, questi prestiti. In realtà non è così, perché l'Italia fa parte dell'Unione Europea e l'Italia è l'Unione Europea, ovviamente insieme agli altri Stati membri. Quindi non mi pare che si possa parlare di una concessione, diciamo, di prestiti. Si parla naturalmente di meccanismi di assistenza finanziaria che, tra l'altro, come nel caso del MES, sono totalmente esterni all'Unione Europea, perché il MES, vale la pena ricordarlo, è un trattato internazionale. Non è parte dell'Unione Europea, è esterno all'Unione Europea, come tutti voi sapete. Ma vorrei appunto soffermarmi ad esempio su questi prestiti o su questi fondi che sono messi a disposizione, che però sono vincolati ad essere usati in un certo modo. Quindi non è che l'Italia li può utilizzare come meglio crede, li può utilizzare attraverso un vincolo di destinazione impresso ab origine dall'Unione Europea e quindi dagli altri stati dell'Unione Europea. Ad esempio pensiamo al Green Deal, quindi a tutta l'economia verde, pensiamo all'agenda, diciamo, digitale, quindi alla digitalizzazione. E qui noto una contraddizione, perché qui il tema è quello dell'inquinamento, del Covid e quindi dei profili, diciamo, di connessione tra appunto la pandemia e anche gli effetti o le cause, diciamo, ambientali. Innanzitutto non è escluso che la pandemia, diciamo, in qualche modo abbia delle radici o che sia stata causata almeno in parte proprio dall'inquinamento, quindi proprio da un, diciamo, come dire, gestione dell'ambiente che non è certamente ottimale. Quindi l'ambiente e la sua malagestione potrebbe essere una delle concause che ha determinato la pandemia. Ecco, su questo punto non c'è chiarezza, quindi ripeto, anche sul piano scientifico il punto è aperto, però non possiamo escluderlo, quindi questo è un punto fondamentale. E poi il secondo punto è che il problema della destinazione dei finanziamenti all'economia, ad esempio alla digitalizzazione, eccetera, si trascura un fatto fondamentale, e qui ovviamente io per inciso dico che non credo affatto a quello che è stato definito come un vero e proprio ossimoro, che è lo sviluppo sostenibile, perché lo sviluppo non è mai sostenibile secondo le, diciamo, tesi ampiamente, come dire, sviluppate dai nostri amici d'oltralpe. Però
qui la contraddizione è evidente, perché altrimenti rischiamo di fare dei discorsi teorici. Ci sono stati degli studi pubblicati a marzo del 2020 in cui si mette chiaramente in evidenza che, tra le varie cause di inquinamento ambientale ci sono alcune cause sono legate alla blockchain, per esempio, applicato ai bitcoin. Secondo le stime che sono state appunto discusse in questo studio recente, il solo sistema di blockchain applicato ai bitcoin, dato il consumo di energia elettrica, comporta un'emissione di CO2 pari alla città di Singapore, ovvero più di Sri Lanka, Nigeria e Norvegia. Quindi vedete come il problema della tutela dell'ambiente non è slegato, diciamo, dalla cornice, dal quadro in cui questa, diciamo, tutela e quindi tutte le altre politiche, digitalizzazione, eccetera, vanno ad inserirsi. È un quadro che va ripensato nel suo complesso. Io prima sentivo parlare di capitalismo buono, di cose di questo genere. Il capitalismo buono non esiste. Non esiste un capitalismo buono. Il capitalismo è capitalismo. L'impresa che va sul mercato ci va per fare soldi, ci va per fare profitti. Non è, se gli si impone, e questo lo dico anche come avvocato, tutte le volte che si impongono degli oneri a un'impresa, per l'impresa è una seccatura, è una scocciatura, è un adempimento che significa fare compliance, significa pagare degli specialisti e significa quindi riconvertire l'azienda e quindi spendere dei soldi, dei fondi. D'accordo? Quindi non c'è mai un capitalismo buono. Questo ovviamente è il mio punto di vista, ma non è soltanto il mio punto di vista. Il secondo profilo, e chiudo rapidamente, è quello che riguarda invece il problema del rapporto tra uomo e ambiente. Io vorrei citare, perché prima è stato citato, il fatto che il rapporto tra uomo e ambiente ha una, come dire, radice storica molto risalente. Io vorrei, più che l'Ottocento, vorrei citare Eraclito. Ecco, Eraclito, per Eraclito la natura è uno sfondo immutabile regolato dalla legge della necessità che nessun uomo e nessun dio fece. D'accordo? E quindi lo stesso discorso aveva fatto poi più tardi anche Platone. Quello che voglio dire è semplicemente questo, che quando si parla di ambiente non si può utilizzare l'ambiente come in qualche modo limite, o meglio, ricorrendo a quella classificazione che è stata tracciata ad esempio tra gli amministrativisti da Rosario Ferrara, e cioè l'approccio tra una shallow ecology, e cioè sostanzialmente la natura è strumentale all'uomo e ai suoi bisogni, ma un approccio da seguire, quell'approccio da seguire è quello della deep ecology, nel quale cioè la natura ha un valore in sé, e cioè ha un valore indipendentemente dall'utilità che può arrecare all'uomo. Ecco, fino a quando la civiltà, diciamo, le civiltà e le prossime generazioni non partiranno da questo presupposto, non ci sarà né capitalismo buono, né, diciamo, Unione Europea, né altro che sostanzialmente si inserisce al di sotto di quella cornice che invece va proprio messa in discussione. E qui voglio chiudere citando appunto il mito della caverna di Platone, che tutti conoscete, e quindi ad essere messa in discussione deve essere quella stessa cornice al di fuori della quale si trovano le soluzioni, diciamo, di cui oggi abbiamo bisogno. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Francesco, grazie. Scusa una cosa, Maria Assunta. Prego. Volevo dire a Francesco che ci dobbiamo sentire, perché non è questa la sede per darti una risposta ad alcuni tuoi dubbi. Però guarda che esiste un grande movimento di pensiero che si sforza di vedere nella finanza anche aspetti di eticità. La finanza non può essere solo, come hai detto tu, andare sul mercato per fare i soldi. Andare sul mercato per fare i soldi sì, però senza approfittare della controparte e avvalersi delle asimmetrie informative in cui molte volte l'impresa che va sul mercato si trova a poter fruire nei confronti degli altri. E quindi il capitalismo, so bene, l'ho detto, che non è buono, però ho detto auguriamoci che diventi un capitalismo mite, più rispettoso dell'uomo, meno aggressivo. È come quello che diceva lo stesso Papa Francesco nel Laudato Si. Insomma,
tutta la dottrina sociale della Chiesa. Io sono un vecchio credente per questo, e nel senso di mettere l'uomo, la persona, al centro. E invece, se noi mettiamo solo il Dio Danaro, poi che facciamo? Esatto. Vi faccio fare una battuta, giusto perché mi do. Stamattina mi sono incontrato con delle persone, tra cui degli sceicchi arabi, che volevano avvalentisi di un fondo sovrano degli Emirati, fare una banca secondo le regole della Sharia qui in Italia, perché io non sapevo che in Italia ci stanno 5 milioni di musulmani, ho imparato quest'altra cosa, i quali vorrebbero avere una loro banca. E loro mi hanno detto una cosa molto bella: cioè, nelle nostre banche abbiamo il divieto di fare operazioni speculative, quindi futures non li possono fare. Dobbiamo la banca dare una parte del proprio reddito in opere di carità, questi musulmani, guarda. E poi la cosa più importante, non possiamo dare interesse sul denaro. Poi si trovano degli escamotaggi per cui si rende la controparte un po' partecipe al rischio che si va a assumere. Però questa la dice lunga. Se gli arabi, che noi conosciamo come essere un popolo abbastanza attento al guadagno, a questo genere di, che dicevamo prima, di capitalismo aggressivo, però nella loro religione, perché la Sharia è la legge di Dio, e quindi una banca, una finanza che si ispira a quei principi deve essere una finanza etica. Alla fine ci ritroviamo con gli stessi principi di finanza etica che tanta gente va sostenendo anche qui da noi. E ti consiglio di vedere un libro che fu fatto in occasione da 400 giuristi italiani e stranieri in occasione del 25esimo anniversario del pontificato di Papa Giovanni Paolo II, che si chiama Le vie della giustizia, 2003, mi pare che sia 2003. Vattelo a vedere, perché troverai parlare molto di ambiente nel 2003, di tutte queste cose di cui abbiamo anche discusso stasera. Io partecipo. La chiamo volentieri, professore, perché poi le racconto anche le ragioni che mi spingono a sostenere quello che ho sostenuto. No, ma tu sei una, posso, tu sei una persona intelligente. Io non posso dirlo qui. Ti conosco bene, perché ti ho avuto, e sono stato un tuo esaminatore in un concorso. Certo. E quindi, quindi però, io ritengo che ognuno deve essere libero di pensare quello che crede. No, per carità, però io parlo deve, in base all'esperienza. Deve convincersi dei propri convincimenti. Sì, due minuti devo chiudere. Attraverso riflessioni varie. Te la chiamo io dopo. Grazie, abbiamo finito l'assunta. Grazie. Allora, grazie a Francesco e grazie a professor Cabriglione, che come sempre ci illumina. No, ci illumina. Allora, adesso chiedo agli ultimi due piccoli interventi, purtroppo sia Patrizia Beraldi che a Marzia Rossi, di fare giusto un piccolo, così posso solo salutare tutti. Una piccola, mi dispiace, ci siamo un po' calcolato male forse i tempi. Sono venute una serie di suggestioni. Allora, chiedo a Patrizia di collegarsi, che mi diceva che era urgente, insomma, che aveva un'urgenza. Grazie innanzitutto per l'invito e scusate, sarò brevissima perché io per motivi organizzativi vi devo abbandonare, ma volevo prendere spunto da una riflessione di Maria Assunta sul rapporto uomo-ambiente, ma anche volevo prendere spunto dalla riflessione del professor Cabriglione sul recupero dello sviluppo fondato sulla simbiosi uomo-natura, per richiamare un tema che a mio modo di vedere può assumere una grande rilevanza
soprattutto in questa fase che caratterizza la ripresa successiva all'emergenza, che è il tema delle green community e quindi della strategia nazionale delle green community, la cui predisposizione è stata affidata al Dipartimento per gli Affari Regionali e per le Autonomie Locali. Con l'espressione green community si tende a definire quegli spazi condivisi da più proprietari di abitazioni, per lo più contigue, che mettono in comune o comunque gestiscono congiuntamente un'area verde. Quindi per area verde intendiamo i cortili o comunque quei terreni che sono abbandonati e che si tende, diciamo, a voler valorizzare, quindi a ribonificare, a riconvertire, con l'obiettivo di aumentare il potenziale delle città e quindi con una funzione prevalentemente sociale e quindi di maggiore controllo del territorio. Il tema delle green community può, a mio modo di vedere, rappresentare sicuramente un'opportunità per approfondire quelle che sono le tematiche dell'ambiente e della sostenibilità, nell'ottica soprattutto dello sviluppo delle comunità locali, soprattutto in questa fase che stiamo vivendo, che è caratterizzata sicuramente da un radicale cambiamento e che induce quindi a una ridefinizione delle nostre priorità e comunque degli stili di vita. Quindi semplicemente questa era una riflessione sul tema delle green community, che credo avrà uno sviluppo importante nella prossima programmazione sia nazionale che europea. Grazie. A tutti. Grazie Maria Assunta per il grazie tempo. Patrizia, ah, grazie. Per l'opportunità. Grazie anche per averci attesi. Adesso passo per ultimo la parola a Marzia Rossi. Mi scuso che sei stata l'ultima, insomma, nell'ordine sei l'ultima ad intervenire. Marzia, ci sei? Sì, Maria Assunta, mi senti? Grazie. Grazie, anche io mi associo ai ringraziamenti dei relatori che mi hanno preceduto per l'invito e l'organizzazione di questo incontro tanto ricco di spunti. La mia riflessione, molto brevemente, davvero un minuto, intende porsi sul solco di un dibattito molto sentito in questi giorni in ambito civilistico. Il Covid mi sembra sia molto più di un'emergenza sanitaria e si è detto da più parti che reca in sé il germe per condurre a devastanti crisi sociali, politiche ed economiche che lasceranno profonde cicatrici nella storia dell'umanità e anche nel nostro sistema giuridico. E di qui allora mi sembra urga la necessità di guardare a questa sfida in una prospettiva più ampia, perché il diritto non può inevitabilmente disinteressarsi da questa tempesta Covid che infuria nel mondo. E dunque, ecco, io avrei voluto puntare molto l'attenzione su un dato importante, su un dibattito in questi giorni è stato molto forte nel diritto civile relativo alle conseguenze del Covid riguardo alla esecuzione dei rapporti contrattuali e più in generale all'attuazione dei rapporti obbligatori. È chiaro che si tratta di un argomento molto vasto e che non può non involgere anche dei profili relativi all'individuo. E ciò perché l'economia di scambi concepiti e predisposti in tempi e situazioni di normalità risulta irrimediabilmente alterata e compromessa in tempo di emergenza, appunto per cause di forza maggiore. In termini astratti, come di recente ha evidenziato il professor Irti, il Covid-19 deve essere considerato alla stregua di un morbo, no? di un fatto naturale, di un fatto idoneo ad incidere sulla sfera fisica dell'individuo e a vulnerare il soggetto dell'azione giuridica. E più specificamente direi che nella sua dimensione planetaria, nella sua essenza pandemica, rileva proprio come un fatto naturale, avente un carattere obiettivo e generale
e dunque tale da trascendere il dovere di sforzo e di diligenza esecutiva gravante sul singolo debitore. E dunque, ecco, diciamo che si è evidenziato nel corso di questi mesi, nel dibattito tra i civilisti, che appunto in questo quadro i provvedimenti autoritativi che hanno profondamente inciso i traffici giuridici, i settori della produzione, dello scambio di beni e servizi, devono essere appunto visti proprio in quest'ottica. E allora, semplificando perché il tempo è tiranno, possiamo dire le misure urgenti rese necessarie in questi mesi integrano in termini astratti certamente quell'impossibilità sopravvenuta della prestazione per il debitore con conseguente applicabilità del commiato disposto degli articoli 1218 e 1256 del Codice Civile. Ma si è evidenziato quid iuris delle istanze del creditore in questo momento storico. Il Covid è un evento imprevedibile che si è abbattuto sui traffici in essere e che non si può collocare nella dinamica normale dei rapporti contrattuali. Gli strumenti civilistici appaiono inadeguati. Anche il terzo comma dell'articolo 1467, che è stato invocato in questi momenti drammatici, appare un congegno debole. E allora, in questa linea di pensiero, le fondamenta del dibattito, e veniamo un po' al nostro tema, sono state impostate secondo una chiave di lettura che, muovendo dalla consapevolezza dell'eccezionalità assoluta del momento, si interroga appunto sulla individuazione di strumenti giuridici più adeguati nel tentativo di non compromettere l'attuazione dei rapporti obbligatori in essere. E allora si è suggerito, e con questo appunto chiudo autorevolmente da più parti, sulla base dell'idea di una comunità come impegno e anche come munus comune, di guardare all'atteggiarsi del rapporto obbligatorio alla luce del principio di solidarietà sociale predicato nel nostro articolo 2 della Costituzione, su cui si radica il principio di buona fede in ambito obbligatorio. Si tratta evidentemente di una strada da percorrere, ma appare evidente come un'adeguata risposta alle conseguenze della pandemia sui rapporti di diritto privato non possa tuttora esclusivamente passare per la concretizzazione della clausola generale di buona fede da parte del giudice. Mi sembra che in questa prospettiva esegetica si debba porre l'esigenza di un approccio metodologico su diversi piani. Marzia, mi perdonerai, scusami se ti interrompo, certo, perché siamo proprio, non vorrei che ci chiede. Volevo fare un passaggio sul bene comune salute, ma va bene così, grazie. Grazie. Vabbè, ce lo rinvierai, penso e spero di riuscire a fare gli iscritti, quindi leggeremo sicuramente. Scusami tanto, ma purtroppo siamo proprio, io non posso naturalmente fare delle conclusioni, intanto perché non me la sento, insomma, con dei maestri del diritto, quindi non sarei in grado di fare. Penso solo che dobbiamo andare oltre la crisi e che per andare oltre la crisi, insomma, mi vengono in mente delle parole tipo o meglio dei grandi valori tipo dignità, tipo capitale umano, che ha anche un suo significato, tipo la dignità, tutti spunti sui quali tutti i grandi valori che ci hanno dato oggi e che sono venuti, insomma, sono stati in realtà la base di tutte le relazioni e che ci obbligano a riflettere da quelle che sono, insomma, le nostre attitudini. Con questo ringrazio anche tutti i relatori, miei amici e anche di lungo corso e anche miei colleghi e soprattutto quei relatori che hanno investito la loro vita nello studio, penso al professore Capriglione, che la sua vita è lo studio, e li ringrazio davvero di cuore, speriamo di poter anche le nostre riflessioni inserirle in una pubblicazione, ne avrei molto piacere, insomma, per dare un contributo al dibattito scientifico. Saluto e ringrazio tutti. Grazie a te, grazie a tutti i colleghi. Ciao Maria. Grazie. Ciao.
Grazie, grazie di cuore a tutti. Ciao Maria. Complimenti e grazie. Grazie a lei, professore. Ciao Francesco. Un carissimo saluto al professore Capiglione. Ciao. A tutti, grazie. Saluto caro a tutti. Ciao. Alessandro, grazie per avermi aiutata. Grazie a te per avermi invitata. Ciao Maria Assunta, a presto. A presto a tutti, grazie. Grazie di cuore. Ciao.